Benvenuti in questa nuova puntata dell'Anamnesi. Questa sera ho un ospite che mi fa molto piacere avere qui, anche se è in forma digitale. Si chiama Gabriele Paradisi, ha scritto dei libri su una cosa che adesso, insomma, sarà l'argomento di questo incontro, è la strage della stazione di Bologna, ve li faccio vedere qua, ma voglio, insomma, introdurre il mio ospite direttamente insieme a lui. Quindi Gabriele, ciao e benvenuto. Ciao Andrea, grazie dell'invito, ovviamente un saluto anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ottimo, ti salutano anche loro, perché per chi non lo sapesse questa puntata va in diretta su Twitch. Se la state recuperando da YouTube, sappiate che l'abbiamo registrata in diretta, e se vi va, ogni mercoledì su questo canale c'è una puntata dell'Anamnesi, quindi un'intervista, e poi ci sono altri format, ma adesso non ve li sto a raccontare. Allora, iniziamo giusto brevemente per capire di inquadrarti, insomma iniziamo ad inquadrarti. Tu di cosa ti occupi, perché sei finito ad occuparti della strage della stazione di Bologna del 1980, come ci sei arrivato, qual è la tua storia? Sì, dunque io sono ingegnere e ho un'attività, diciamo, imprenditoriale in ambito informatico. Questa è la mia professione, però in realtà sono anche pubblicista, insomma sono iscritto all'albo dei giornalisti, perché mi ha sempre interessato molto occuparmi di giornalismo, di attualità, e in particolare io ho 63 anni quasi, quindi ho attraversato il decennio 70, sono entrato bambino e sono uscito adulto, il decennio lungo del secolo breve, come qualcuno ha detto, che è stato un decennio incredibile, formidabile nell'accezione latina del termine, formido. Ci sono state, le passioni erano molto forti. Io non ho fatto il 68 perché ero troppo piccolo, e non ho fatto il 77 perché studiavo già ingegneria quasi, quindi. Però ho vissuto quelle passioni, quel periodo che è stato costellato dal terrorismo e dalle stragi. Praticamente il decennio inizia con la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69, quindi poche settimane prima dell'inizio del nuovo decennio, e termina fondamentalmente con la strage del 2 agosto 1980. Quindi io poi ho un ricordo personale, perché io nel 1980 studiavo a Bologna, io sono romagnolo di origine, quindi ero uno studente fuori sede, e abitavo nella periferia della città, in un palazzo dove 2 mesi prima della strage ho conosciuto una ragazza che aveva 20 anni come me, che purtroppo lavorava al self service della stazione ed è stata una delle prime vittime riconosciuta. In quel self service morirono 6 ragazze, 6 giovani che lavoravano nel ristorante che si trovava proprio nell'ala ovest della stazione, che è crollata con l'esplosione. E sotto casa nostra un autobus che prendevamo tutti i giorni, e una di quelle vetture è diventata storica, perché è il 37, l'autobus che poi durante il 2 agosto e nelle ore successive trasportava i cadaveri, purtroppo, di quella strage. Quindi c'è un legame alla città, io amo Bologna, poi ho deciso di tornarci per vivere e vivo a Bologna, e quindi, diciamo, è stato un episodio che ovviamente ha toccato molto la mia storia, la mia sensibilità. Dal punto di vista giornalistico, tutto è nato un po' quasi per caso, diciamo così. Io mi occupavo, avevo creato un blog, parlo agli inizi, intorno al 2005-2006, e ero entrato in comunicazione, in contatto e in discussione anche animate a volte con Paolo Guzzanti, grande giornalista, all'epoca era senatore di Forza Italia, ma soprattutto era stato presidente della commissione Mitrokhin, della commissione bicamerale d'inchiesta Mitrokhin. E quindi toccava dei temi, dal caso Moro a, appunto, anche a Bologna, che mi interessavano molto. E il 1 agosto del 2007, sul Manifesto, uscì un'intervista, un articolo intervista firmato da Guido Ambrosino. Ed erano le prime dichiarazioni di un personaggio, un tedesco, si chiamava Thomas Kram,
il quale all'epoca dei fatti, quindi intorno al 1980, era un membro di un gruppo di estrema sinistra tedesco, le cellule rivoluzionarie, ma soprattutto questa persona faceva parte, era un membro effettivo del gruppo Carlos. Carlos Ilich Ramirez Sanchez, appunto nome di battaglia Carlos, era un personaggio che aveva creato una vera e propria internazionale del terrore. Lui era venezuelano di origine e quindi aveva creato questo gruppo che operava un po' in tutti i continenti. C'erano persone sudamericane, medio orientali, lui aveva abbracciato la causa palestinese e quindi negli anni 70 operava come braccio armato per le operazioni più spettacolari e più complicate per i palestinesi, o meglio per il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che è un gruppo marxista-leninista che però fa parte dell'OLP, cioè l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina è in realtà una federazione di movimenti. Il più importante e numeroso è Al-Fatah, di cui Arafat era il leader e quindi poi era il leader di tutta la federazione, ma il secondo gruppo per importanza era proprio il Fronte Popolare. Comunque, diciamo, nell'intervista, in questo articolo di Thomas Cram del 1 agosto 2007, siccome in commissione Mitrokhin il suo nome era emerso in quanto appunto membro del gruppo Carlos, presente a Bologna il giorno della strage, e si era aperto un fascicolo proprio di indagine della procura su questa vicenda, che poi analizzeremo in seguito, spiegheremo in seguito e analizzeremo, Thomas Cram raccontò la mattina del 2 agosto, sostenendo che si era fermato a Bologna per puro caso. Quindi scusami, ti interrompo per chiarire a tutti quanti, c'è questo terrorista legato ad un'organizzazione di estrema sinistra di terrorismo tedesca, che si trovava fisicamente il 2 agosto dell'80 a Bologna, questo stai dicendo? Esatto, lui entra la mattina del 1 agosto a Chiasso, siccome era segnalato dalla polizia tedesca ed era iscritto nella rubrica di frontiera, ovvero personaggi da perquisire, da monitorare, viene fermato a Chiasso la mattina del 1 agosto, poi prosegue il suo viaggio, a detta sua doveva andare a Firenze, però in realtà si ferma a Bologna. E quindi la mattina del 2 agosto, ricordiamo che l'esplosione in stazione avviene alle 10.25 di quel sabato 2 agosto 1980, lui era a Bologna. E in queste sue dichiarazioni lui racconta la mattina del 2 agosto e dice: io dormivo in un albergo del centro, l'hotel centrale in via della Zecca, dietro Palazzo d'Accurso, 50 metri da Piazza Maggiore. Ho fatto colazione, poi ho percorso la via dell'Indipendenza, che è l'arteria principale del centro di Bologna, che collega Piazza Maggiore con i viali a ridosso della stazione. Arrivato in fondo a via dell'Indipendenza, ho visto che sul piazzale della stazione, che si intravede sulla sinistra quando si è in quel punto, c'era moltissima gente, ambulanze, polizia, vigili del fuoco. Siccome avevo paura di essere di nuovo intercettato, perquisito, come era avvenuto la mattina precedente a Chiasso, ho preso un taxi e mi sono fatto portare alla stazione delle Corriere per proseguire il mio viaggio per Firenze. E a quel punto è come nello specchio di Alice, no? C'è un piccolo varco, un piccolo increspatura che fa capire che qualcosa non funziona, e se si va oltre quel varco si entra in un altro mondo. Perché dico questo? Perché in quel punto in cui lui diceva di essere, quella mattina, cioè in fondo a via dell'Indipendenza, c'è proprio l'autostazione delle Corriere. Quindi era improbabile che lui avesse preso un taxi per andare dove già si trovava. E questo, se vogliamo, è stato un caso quasi minimo, che però mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non funzionava nel suo racconto. Ma in effetti poi... Ti interrompo perché... No, non voglio interrompere il racconto, però voglio che chi ci ascolta abbia contezza della situazione e di cosa stiamo dicendo. Cioè, tu hai letto questo articolo con questi dettagli che non ti tornavano e quindi ti si è accesa una lampadina di questa persona che è un terrorista riconosciuto. Peraltro nel 2007 era già stato arrestato, era già in galera, giusto? No, lui praticamente era monitorato dalla polizia tedesca. Okay.
Lui nel dicembre dell'87. No, ma dico nel 2007, quando hai letto l'articolo. No, nel 2007 lui, allora, appunto, ti sto dicendo, nel dicembre dell'87 entra in clandestinità. Ok. Ed esce dalla clandestinità nel dicembre del 2006. Ok. Perché praticamente, quindi 19 anni di clandestinità, lui aveva concordato, molti dei suoi reati erano entrati in prescrizione, aveva concordato con le autorità tedesche, quindi quando riemerge ha un processo, prende un paio d'anni con la condizionale, di lui nel 2007 era un uomo libero. Ah, okay. Okay. Ok. Però era stato 19 anni latitante. In assoluta latitanza. Ok. Questo, quindi io, aspetta, scusa, perché, giusto vai. Il collegamento con quello che mi hai chiesto. Sì. Io ho iniziato l'inchiesta su Bologna in questo modo, ovviamente Bologna era un argomento che mi interessava molto, ma a quel punto, in base a quello che ho cominciato a scrivere nel mio blog, a questo interessamento, sono venuto in contatto con Giampaolo Pelizzaro. Giampaolo Pelizzaro è un giornalista, un ricercatore, è stato consulente della commissione stragi prima e della commissione Mitrokhin, di cui appunto io, come ti ho detto, mi occupavo. E Giampaolo Pelizzaro in commissione Mitrokhin, insieme al magistrato palermitano Lorenzo Matassa, ha praticamente fatto uno studio, una ricerca, che ha aperto appunto l'ipotesi della pista palestinese per la strage di Bologna. E fu proprio Giampaolo Pelizzaro, il 25 luglio del 2005, a trovare il nome di Thomas Cram in questura, in un fascicolo intestato a un'altra persona, e la sua presenza a Bologna quel giorno. Perché nonostante, come ovviamente tutti sanno, quando succede un episodio in qualche città, tutti i giorni gli alberghi sono tenuti a mandare in questura gli elenchi delle persone che hanno soggiornato, quindi anche il nome di Thomas Cram sicuramente è stato inviato in questura. In questura c'era già un fascicolo che lo riguardava, c'erano almeno in quei mesi 6 telex che lo riguardavano e che lo collocavano appunto molto vicino al gruppo Carlos, però il suo nome, nonostante questa diciamo sua nonostante ciò, non viene preso in esame dall'indagine immediatamente, addirittura rimarrà sepolto per 25 anni, cioè solo nel 2005 Giampaolo Pelizzaro troverà questo nome, ma nel frattempo Giampaolo Pelizzaro aveva già ricostruito storicamente, in maniera molto solida e documentata, un impianto che vedeva una responsabilità palestinese, un'ipotesi di responsabilità palestinese nella strage di Bologna. Okay. Quindi quando nel 2007 Thomas Cram, riemerso da pochi mesi dalla sua latitanza, interviene in quanto era stato in qualche modo tirato in ballo, anche se la procura aveva aperto un fascicolo contro ignoti, il suo nome entrerà nel registro delle notizie di reato solo nel 2011, quindi nel 2007 il suo nome era solo, diciamo, uno dei tanti in questo fascicolo contro ignoti, però sicuramente la sua, anche perché la sua expertise era un po' delicata, la magistratura, la polizia tedesca nel mandato di cattura del 2000 che lo riguarda lo definisce esperto di esplosivi e di detonatori a tempo, quindi una expertise abbastanza imbarazzante se collegata alla sua presenza a Bologna quel giorno, presenza che lui non è mai riuscito a chiarire il perché si trova in quel luogo, ha dato delle motivazioni molto vaghe e questo è stato riconosciuto anche dai magistrati della procura, che poi comunque nel 2014 hanno chiesto l'archiviazione di quel fascicolo, che è stato poi archiviato definitivamente nel febbraio 2015. Ok. Comunque, ecco, il contatto con Pelizzaro mi ha permesso di venire a conoscenza della relazione sul gruppo Separat, che era il nome che la Stasi dava al gruppo di Carlos, e il contesto dell'attentato del 2 agosto 1980, questo era il titolo della relazione firmata da Matassa, da Pelizzaro e Matassa. Venendo a conoscenza di quello, mi sono messo a lavorare anche con Giampaolo strettamente, abbiamo sviluppato ricerche al Tribunale di Venezia, dove si sono istruiti dei processi traffico d'armi OLP Brigate Rosse, Argo 16, siamo stati a Roma, a Chieti, a Berlino, alla Stasi, quindi diciamo abbiamo sviluppato le ricerche, e la cosa impressionante che
i tasselli, abbiamo trovato sempre dei documenti, dei tasselli che si incastravano perfettamente nell'impianto realizzato da Pellissara e Matassa nel 2005. E questo è un po' quello che ha corroborato la voglia di continuare questo tipo di ricerche che tuttora sono in atto. Ecco. Ok, chiarissimo. Volevo chiederti questo. Nel 2007, allora, posto che c'è una verità giudiziaria sulla strage di Bologna, parziale, cioè ci sono delle persone condannate, i nomi sono noti, Ciavardini, Fioravanti e Lamambro. Addirittura credo prima, addirittura forse l'anno successivo alla prima commemorazione o poco dopo, è stata messa dentro la stazione di Bologna una targa con scritto questa è la strage fascista, c'è l'elenco dei nomi. E sembra... 1 agosto 1981. Ecco, esatto, infatti. Quindi... La vigilia del primo anniversario. Ok, perfetto, quindi neanche un anno dopo. Gli italiani, la maggior parte degli italiani quantomeno saranno convinti che questa sia la verità definitiva. È vero, queste persone sono state condannate come autori materiali, non è neanche chiaro esattamente che cosa avrebbero fatto, se hanno portato la bomba, l'hanno appoggiata, l'hanno fatta esplodere, non è chiaro perché non c'è una spiegazione, ma possiamo dire di avere raggiunto comunque un esito giudiziario definitivo. Tu nel 2007, quando hai letto questo articolo, con quale tipo di prospettiva ti ci sei avvicinato? Cioè voglio capire se tu avevi dei dubbi su quello che la magistratura, su qual è stato l'esito del processo, pensi o pensavi che quella fosse una verità parziale e queste cose che stai scoprendo la estendono, cioè qual è diciamo il tipo di approccio che hai avuto e come poi scoprire queste cose ti hanno cambiato diciamo la percezione della realtà? Sì. No, guarda, all'epoca io ero abbastanza, cioè mi ritenevo informato perché leggevo i giornali, leggevo libri, però ero diciamo allineato un po' con quelle che è la verità ufficiale, nel senso che non avevo nessun elemento in quel momento per diciamo non ritenere che l'inchiesta fosse stata fatta nel modo giusto e fosse state condannate le persone che effettivamente avevano compiuto quell'atto. Non conoscevo gli atti, quindi quando poi ho cercato di approfondire per capire se quella pista che stavo cominciando a indagare aveva un senso farlo, mi sono andato a leggere gli atti che avevano portato alle condanne definitive e li ho trovati molto deboli, sia diciamo le motivazioni, i quattro chiodi sono stati definiti ultimamente, ma a me sembrano quasi delle puntine anche abbastanza arrugginite, che inchiodano gli esecutori materiali, quindi Mambro, Fioravanti, come hai ricordato, sono stati condannati in via definitiva nel 95, Ciavardini, siccome era minorenne nell'80, ha avuto un percorso diverso, è stato condannato definitivamente nel 2007, e poi i depistatori, cioè Licio Gelli e gli ufficiali del Sismi, Pazienza, Belmonte e Musumeci. Quindi io non sono partito con un pregiudizio su quello che era stato. Diciamo che quello che stava emergendo mi stava convincendo sempre di più, anche perché, ecco, vedi, una cosa secondo me importante in questo momento è questa. L'impianto che accusa il neofascismo di quella strage è un impianto che fino a poco fa, cioè prima degli ultimi processi, collocava la strage di Bologna nell'ottica della strategia della tensione. Nata nel 69 con la strage di Piazza Fontana, parlo della teoria ristretta della strategia della tensione, perché alcuni la fanno partire addirittura dal 47 da Portella della Ginestra. Però diciamo quella storicamente accettabile dal mio punto di vista è quella che parte nel 69 e a mio avviso si ferma nel 74 con Piazza della Loggia, Italicus, dove effettivamente in quel momento c'era anche un contesto geopolitico mondiale di un certo tipo. Nel sud Europa c'erano tre paesi, la Grecia, la Spagna e il Portogallo, con delle dittature di destra, quindi c'era sicuramente qualcuno, persone che potevano desiderare un avvento di un'autorità anche nel nostro paese,
E quindi c'è una valenza storica, compreso qual era il mondo bipolare, Unione Sovietica, blocco sovietico, diciamo, e occidentale nei primi anni 70, cosa che è completamente diversa nell'80, e quindi anche vedere questo contesto storico per collocare quella strage è, a mio avviso, molto debole. Poi citerò per esempio anche Pellegrino, che lui stesso riteneva debolissima la sentenza, lui la definisce una... Pellegrino era presidente della commissione stragi, tra l'altro un DS, quindi di sinistra, una persona che non aveva nessun interesse politico a dire delle cose in cui non credeva, e dice: al di là di quello che si può pensare di Mambro e Fioravanti, il punto debole è il movente, cioè nel momento di massima stabilità della P2, della DC, pensare un atto del genere destabilizzante non ha senso. Quindi il contesto storico che ha cercato di collocare la strage di Bologna a me non convince. Ultimamente gli ultimi processi addirittura stanno producendo un altro contesto astorico a sua volta, dal mio punto di vista, ovvero non sono stati solo i NAR, che non sono, come hanno sempre detto, degli spontaneisti armati che uccidevano senza grandi ideologie, ma c'è un contesto più ampio che riporta in voga anche gli altri vecchi arnesi di quel mondo, quindi Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, in una sorta di coalizione di queste versioni di destra che voleva mettere in atto questo progetto eversivo. Ecco, un altro contesto astorico, cioè secondo me senza un grande supporto storico, perché si sa perfettamente come quei movimenti fossero tra di loro molto in conflitto, quindi pensare a una coalizione di questo tipo secondo me è fuori contesto storico. Viceversa, l'impianto di Pellizzaro e Matassa, diciamo così, la pista palestinese, è un impianto molto solido sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista probatorio. Cioè storicamente, se vogliamo entrare nel merito, in quegli anni il nostro paese era in atto tra diciamo il nostro paese, le nostre istituzioni e i nostri servizi, un patto di non belligeranza, chiamiamolo così, col mondo, con la galassia palestinese. Faccio una piccola premessa. L'avvertenza della Palestina legittima, un popolo senza terra, aveva sostituito negli anni 70 nell'immaginario collettivo della sinistra quello che era stato il Vietnam negli anni 60. Quindi l'icona della Palestina, della lotta del popolo palestinese, ha fatto dimenticare quello che è stato il terrorismo palestinese, che invece ha imperversato in quegli anni, a partire dal 68, quando il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, guidato da George Abbas, decide di portare fuori dai confini di Israele la guerra contro Israele, gli Stati Uniti e i paesi, diciamo, amici di Israele. Inizia con i dirottamenti, con le stragi, i tentativi di strage, un numero incredibile di atti che avvengono in Occidente, soprattutto in Europa, e che mettono un po' alle corde i governi, le cancellerie dei paesi occidentali, le quali a fronte di dirottamenti di aerei di linea di compagnie di un determinato paese, atti terroristici, cercavano di porre rimedio, per esempio liberando i palestinesi che il comando che erano stati arrestati in una precedente azione, quando si trovavano sotto scacco di un'altra azione. Pensiamo un caso su tutti, alle Olimpiadi di Monaco del 72 ci fu il famoso attentato alla squadra olimpica israeliana, alla fine ci furono 11 morti, tutta la squadra venne uccisa, vennero uccisi anche diversi attentatori, ma tre restarono in vita. Furono incarcerati in Germania, ma dopo pochi mesi, nell'ottobre dello stesso 1972, verranno liberati a fronte di un dirottamento di un aereo della Lufthansa e se ne andranno tranquilli in Libia. Quindi tutti i paesi cercavano di non trattenere Perché in Libia? Fedain,
colti in flagranza di reato. Ti chiedo perché in Libia, semplicemente per capire, perché mi suona, c'è un'altra vicenda che invece ci riguarda più da vicino, che è quella dei missili ritrovati in quell'appartamento a Ostia. Dove, se non mi ricordo male, anche lì le persone, diciamo i terroristi o presunti tali arrestati, sono stati poi rispediti in Libia. Perché questo legame con la Libia? Perché Gheddafi voleva diventare un po' il tutore, quindi il finanziatore anche dei movimenti più estremi palestinesi. Allora, il mondo della galassia palestinese è molto complessa, molto articolata. Abbiamo parlato dell'OLP e di Arafat. Come ho detto, l'OLP in realtà era una federazione, quindi il Fronte Popolare, di estrazione marxista-leninista, porta avanti la sua lotta indipendentemente da Arafat, indipendentemente da tutte le altre formazioni, perché George Abbas, il capo dell'FPLP, che tra l'altro era cristiano, ecco, quindi non ci sono connotazioni religiose, islamiche, no, era un movimento marxista-leninista, George Abbas era cristiano, quindi George Abbas fece un'intervista a una rivista tedesca, Stern, ma anche a Oriana Fallaci tempo dopo, e disse: otteniamo più risultato se dirottiamo un aereo civile occidentale piuttosto che uccidere 100 soldati israeliani in battaglia, perché l'Europa non ci ignorava, non era né a favore nostro né contro, semplicemente ci ignorava. Adesso, nel momento che tocchiamo i loro interessi, finalmente si sono accorti di noi. Quindi l'esportazione all'estero di questa lotta, di questa guerriglia, comportava delle azioni violente che vengono sponsorizzate prima di tutto dalla Libia di Gheddafi e dall'Iraq di Saddam Hussein. Saddam Hussein in realtà al momento era il secondo leader di quel paese, ma era già molto attivo in questa opera. Quindi erano i due paesi che cercavano di finanziare anche gruppi che uscirono dall'OLP, per esempio Abu Nidal, che era stato un vertice dell'OLP, in rotta con Arafat, creò il suo gruppo, col quale fece anche delle azioni contro lo stesso OLP. Abu Ayyad, che era il capo dei servizi, il numero due dell'OLP, verrà ucciso proprio da un comando di Abu Nidal nel 91. Abu Nidal viene finanziato e si colloca quasi sempre in Iraq, quindi a Baghdad. Invece un altro gruppo, quello di Abdel Ghaffur, si colloca anche lui un fuoriuscito dall'OLP, si colloca in Libia. Ad Abdel Ghaffur e al suo gruppo si può imputare la strage di Fiumicino del 73, di cui tu hai già parlato una volta. Quindi erano gruppi estremi, magari fuoriusciti dall'OLP, che venivano direttamente finanziati da Gheddafi. E comunque l'FPLP e il gruppo Carlos, soprattutto con la Libia, aveva un contatto molto stretto, un legame molto stretto. Noi negli archivi della Stasi abbiamo trovato, per esempio, che Carlos prima e Weinrich, quindi numero uno Carlos e numero due del gruppo del suo gruppo, questo Johannes Weinrich, anche lui tedesco, ex cellule rivoluzionarie come Kram, sono in Libia in maggio e in luglio del 1980. Dove vengono armati, finanziati per le loro operazioni. Okay. Sì, diciamo i missili di Ortona, Ostia, che tu dici, è un episodio che avviene nel settembre del 73. In un appartamento di Ostia vengono trovati questi cinque palestinesi con due missili SAM-7 Strela di fabbricazione sovietica. Due di loro vengono subito rilasciati e portati in Libia con un aereo dei servizi da Argo 16, che poi due mesi dopo precipiterà a Marghera, e gli ultimi tre verranno liberati nel marzo del 74. Ecco, perché liberati? Torniamo al discorso di prima. Le cancellerie europee sono in difficoltà proprio per contrastare queste azioni di terrorismo che colpivano ovviamente anche alla cieca, anche cittadini innocenti e interessi, insomma, dei vari paesi. Il nostro paese, anziché aspettare di sotto scacco, sotto ricatto, liberare le persone, mette in atto un accordo quadro, diciamo.
che ha preso poi il nome di Lodo Moro. Perché Moro? Perché Moro dagli anni 60 in poi ha sempre avuto dei ruoli di rilievo nel Ministero degli Esteri, nelle commissioni esteri, Presidente del Consiglio, e con la sua politica, diciamo, venne creato questo patto, ovviamente non scritto, o forse scritto, ma comunque è di diplomazia parallela. Cioè la diplomazia ufficiale è quella che i governi fanno alla luce del sole, con accordi tra le istituzioni riconosciute. La diplomazia parallela che ogni paese, ogni governo ha, è qualcosa di più segreto. Ecco, il nostro accordo col mondo palestinese, con la galassia palestinese, prevedeva che i palestinesi utilizzassero il nostro territorio sia per il passaggio di armi e guerriglieri che magari andavano a compiere atti terroristici altrove, ma in un secondo momento anche come luogo per il deposito di armi ed esplosivo. Su questo torneremo, perché è molto interessante quello che avviene nel 79, dove addirittura il capo delle Brigate Rosse, Mario Moretti, va al largo del Libano con un veliero a caricare mitra, 6 quintali di C4, eccetera, che poi verranno depositati un po' sul Montello in provincia di Treviso, in un nascondiglio, e in Sardegna. Quindi il Lodo Moro, questo accordo, prevedeva che i palestinesi non toccassero i nostri interessi e non facessero azioni sul nostro territorio. In cambio noi, qualora fossero stati arrestati dei fedain in flagranza di reato, perché ovviamente era un accordo che non veniva diffuso alle forze dell'ordine o ai magistrati, però intervenivano dei cavilli giuridici che permettevano poi la liberazione quasi istantanea di queste persone. E ovviamente c'era anche un'altra contropartita, che era, allora, il Lodo Moro nasce per la ragion di Stato. Ecco, è importante introdurre questo concetto, che la ragion di Stato prevale anche sugli interessi dei singoli, e quindi a volte qualcosa che è accaduto ai singoli è un male accettabile, perché comunque la ragion di Stato ha permesso di un beneficio alla maggioranza della collettività. Comunque, in questo senso, la contropartita qual era? Che noi avevamo dei rapporti privilegiati col mondo arabo e quindi con l'approvvigionamento energetico, in quanto amici del popolo palestinese e con questi, diciamo, accordi speciali che avevamo con loro. Ma anche nel commercio di armi, voi sapete che l'Italia è un paese tra i primi produttori di armi come qualità e quindi... Era possibile anche smerciare armi a paesi sotto embargo grazie a delle triangolazioni che nascevano da questo accordo. Okay. Lodo Moro lo introduce Cossiga come termine, però è lo stesso Moro che durante la sua prigionia nel cosiddetto carcere del popolo delle Brigate Rosse, sul finire di aprile del 78, in 6 lettere che lui scrive dalla sua posizione così di prigioniero, in cui nel momento lui le scrive alla fine di aprile del 78, dopo che era uscito la famosa lettera del Papa Paolo VI agli uomini delle Brigate Rosse: liberatelo senza condizioni. A quel punto lui capisce che le trattative che erano in corso probabilmente non andavano avanti, e allora si sente in obbligo di esplicitare quello che io ritengo il vero segreto della Repubblica, perché poi ci torneremo, ma trascorsi 40 anni da quei fatti, ancora è un segreto, perché potrebbe nuocere agli interessi della Repubblica. Lui in 6 lettere fa cenno a questo accordo con i palestinesi. Il sunto di queste sue lettere è: non volete trattare con le Brigate Rosse per la mia liberazione, ma noi abbiamo trattato con i palestinesi anche quando non c'era un pericolo incombente, come c'è su di me in questo momento, che mi vogliono uccidere, sono prigioniero, quindi c'è una buona ragione per trattare con le Brigate Rosse. Noi l'abbiamo fatto con i palestinesi semplicemente per non avere degli attentati. Queste lettere vengono, la sostanza di queste lettere viene colta per esempio da Pecorelli, Mino Pecorelli, ma da pochi altri, e in effetti è qualcosa che è rimasto segreto. Adesso do una spiegazione anche a quello che ho detto poco fa, perché è segreto. Perché
Il garante di questo lodo Moro per il nostro paese in Libano era il colonnello Stefano Giovannone. In due lettere delle sei che ho citato di Moro viene chiamato in causa da Moro due volte Giovannone. Lui lo chiama Giovannoni, molti fanno questo errore, ma comunque si chiamava Stefano Giovannone. Lui era il capocentro del Sismi a Beirut. Il suo alter ego in Italia era un palestinese che viveva a Bologna, era responsabile del Fronte Popolare e si chiamava Abu Anze Saleh, su cui torneremo più avanti. Comunque, appunto, Moro chiama in causa questo, dice chiamatelo in Italia perché lui sa come funzionano queste cose, perché era effettivamente colui che garantiva questo accordo. Infatti Abu Anze Saleh, cioè il suo referente in Italia per il fronte, nel 2009 ha rilasciato un'intervista ad Arab Monitor, un giornale arabo, in cui spiegava come funzionava quel meccanismo. Lui diceva, quando dovevamo fare un trasporto di armi, io chiamavo Giovannone, io a Chieti nel tribunale ho trovato gli atti, ho trovato l'agenda, cioè ho trovato, chiaramente è lì, l'agenda sequestrata da Abu Anze Saleh, c'era in diverse pagine il numero di telefono diretto di Giovannone. Abu Saleh dice, io chiamavo Giovannone, lui si prendeva un paio di giorni e poi ci dava l'ok per fare questo passaggio. Ovviamente Giovannone probabilmente preparava il corridoio per evitare incontri spiacevoli che potevano bloccare questo passaggio di armi. Ecco, le informative di Giovannone, capocentro del Sismi a Beirut, che inviava in Italia in quel periodo, parliamo fine anni 79 e metà dell'81, poi spiegherò perché, sono ancora oggi segretati. Cioè sono documenti che per 30 anni sono stati espressamente col segreto di Stato apposto da Craxi nel 1984. Dopo 30 anni questo segreto di Stato è decaduto nell'agosto del 2014, ma immediatamente sono state poste le classifiche originarie aumentate che rendono queste carte inaccessibili agli studiosi. I magistrati, in realtà, a un magistrato che si occupa di stragismo o di terrorismo non può essere posto nessun segreto, però di fatto nessun magistrato ad oggi ha ancora deciso di acquisire quelle carte, per esempio per i processi di Bologna. E, perché sono importanti? Allora, faccio solo un esempio. Queste carte sono state richieste nell'ambito del processo Cavallini nel 2019, e sono state chieste anche da Liliana Cavazza, che è la presidentessa dell'associazione Verità su Ustica, che non è l'associazione diciamo più famosa, che è quella della Bonfietti. Le ha richieste nel 2020 alla Presidenza del Consiglio. La Presidenza del Consiglio ha risposto con queste precise parole: non si possono divulgare perché possono procurare grave pregiudizio agli interessi essenziali della Repubblica. Questo nel 2020, cioè 40 anni dopo che quelle carte sono state scritte. Ecco, quindi questo è un po' il contesto. Poi torneremo, perché un paio di quelle carte effettivamente sono emerse e quello che c'è scritto è abbastanza inquietante. Ok. Qual è l'anello di congiunzione tra tutte queste cose che abbiamo raccontato e la strage alla stazione? È la presenza di Thomas Cram, ma c'è in quel momento e quindi questa è la prima domanda che ti faccio, e la seconda è, c'è in quel momento però una contingenza, cioè tu, abbiamo citato prima i missili di Ostia e ti sei giustamente confuso con quelli di Ortona, perché sono suona simile, diciamo, e in più è lo stesso missile, e in più è una cosa che in realtà ci dovrebbe interessare per questa storia. Esatto. Nel senso, esatto, che peraltro lo lascio dire a te in realtà, ma proprio quel giorno, quel 2 agosto dell'80, ci doveva, se non sbaglio, essere un qualche atto relativo ad una vicenda che riguarda proprio la Abu Anze Saleh che hai citato prima e questi missili Strela di Ortona. Però lascio a te, insomma, raccontarci, sì, la vicenda. Allora, il contesto è quello che ho detto prima del Lodo Moro, cioè questo accordo tra il nostro governo e la Galassia palestinese, per cui se qualche comando veniva intercettato con delle armi, si trova il modo di liberare queste persone il prima possibile. Cosa succede nel novembre del 79?
Probabilmente c'è un trasporto di, cioè probabilmente, sicuramente c'è un trasporto di due missili SAM-7 Strela, ancora questi di fabbricazione sovietica. Da quello che si può ricostruire dagli atti, colui che sta trasportando questi missili in autostrada, la macchina gli va in panne e lascia la cassetta in un, diciamo, accanto all'autostrada, in un fosso, e avverte Abu Anze Saleh che è successo questo problema. In quel momento non questi Saleh missili, ti chiedo, si deve recare... Ti chiedo, prego? Solo, questi missili sono arrivati in Italia o stanno partendo dall'Italia? Probabilmente stanno partendo, perché a Ortona aveva attraccato una nave, la Sidon, una nave libanese, che doveva probabilmente recuperarli. Però su questo, diciamo, non ci sono grandi certezze. Io, da come ho ricostruito la vicenda, penso che fossero in partenza, perché cosa succede? Saleh si trova in difficoltà, deve raggiungere Ortona e lo farà in modo rocambolesco, però nel frattempo un italiano, un medico del policlinico, un certo Giorgio Baumgartner, che peraltro si era prodigato per far arrivare medicine in Palestina, quindi era molto legato al mondo palestinese, viene chiamato al telefono. Lui è a casa con la figlia di 2 anni, la moglie era andata a un'assemblea all'università, gli arriva la telefonata e gli chiedono se può dare una mano perché c'è da fare un viaggio. Lui corre all'università con la bambina, la lascia alla compagna e chiede aiuto ad altri due suoi amici, Giuseppe Luciano Nieri e Daniele Pifano. Daniele Pifano era il responsabile del collettivo di Via dei Volsci, erano autonomi romani del collettivo del Policlinico e dei Volsci. Praticamente devono recarsi a Ortona e devono raccogliere lungo la strada una cassa. Questo è, diciamo, il messaggio. Siccome avevano un furgone di un loro amico che era malato, molto vecchio e malandato, Pifano decide di seguirli con la 500 della sua compagna, e quindi questo drappello, diciamo, un furgone e questa 500 si avviano da Roma, partono direzione Ortona. Cosa succede? Che a Ortona, poco dopo la mezzanotte, un metronotte vede una 500 con un ragazzo a bordo ferma in una strada. Poco dopo arriva questo furgone con altri due ragazzi, si insospettisce, incrocia una macchina dei carabinieri e gli segnala questo episodio. I carabinieri vanno, fanno una prima perquisizione nel furgone e nella macchina, non trovano nulla. Però cos'è successo? Che Baumgartner, uscendo di casa molto in fretta, si era dimenticato i documenti, e quindi li portano in centrale, fanno un controllo e si rendono conto che sono 3 autonomi romani. Probabilmente Pifano avrà avuto anche qualche segnalazione particolare, fanno una maggiore perquisizione nel furgone e viene fuori questa cassa. Loro dicono che dovevano andare a fare una vacanza alle Tremiti, che hanno visto questa cassa, l'hanno raccolta, hanno visto che dentro c'erano dei cannocchiali, insomma praticamente vengono arrestati immediatamente. E si fa un minimo di indagine e si scopre che il referente di questi missili è proprio questo Abu Anze Saleh, questo palestinese che vive, studente a Bologna, che ha una società di import-export come copertura, ma è, ripeto, il responsabile del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina in Italia ed è il garante del Lodo Moro per i palestinesi in Italia, alter ego di Stefano Giovannone, del colonnello del Sismi a Beirut. Cosa succede? Evidentemente qualcosa può andare storto, ma in quel momento lì Saleh non era un fedain qualunque, era il responsabile del fronte, in un momento che in Italia c'era una parte dell'arsenale del fronte depositato, perché il Libano in quel momento era una polveriera, c'era la guerra civile, c'erano i siriani, c'erano gli israeliani a sud, c'era l'UNIFIL, quindi era molto più tranquilla l'Italia come deposito di armi, perché c'era un accordo quadro, diciamo, che garantiva questa sicurezza. Immediatamente partono le richieste da parte palestinese di arrivare, come sempre, alla liberazione di Saleh e alla restituzione dei missili. La magistratura abruzzese invece procede tranquillamente,
e arriva il 20 gennaio del 1980 a condannare a 7 anni di reclusione i 3 autonomi e Abu Hanzeh Saleh. Da quel momento partono, in attesa del processo di appello che era stabilito per luglio, partono delle minacce esplicite, delle richieste esplicite da parte dei palestinesi nei confronti del nostro governo, dei nostri servizi e del nostro governo. Tra l'altro, a un certo punto, questo è venuto fuori negli anni, si è scoperto che il funzionario in borghese che si reca dai magistrati abruzzesi era niente meno che Armando Sportelli, quindi il numero 2 del SISMI, a chiedere clemenza per Salè, eccetera. E lui ha ammesso che venne quasi preso a calci dai magistrati che non volevano sentire ragioni, e si arriva appunto alla condanna di queste cose. Ecco, Abu Saleh verrà liberato solo nell'agosto 81, mentre i 3 autonomi restano in carcere, quindi lui ha comunque un trattamento speciale, e nel settembre dell'81 verrà richiesto dal giudice tutore di Bologna, Aldo Gentile, una deroga. Lui doveva firmare in questura ogni settimana, una deroga per compiere un viaggio a Roma nell'ambito dell'inchiesta sul 2 agosto, di cui non c'è traccia negli atti, non si sa dove sia andato, quando sia andato, comunque parliamo di settembre 81. Quindi tutte le informative che potrebbero avere un significato su questa vicenda, perché quell'episodio dell'arresto di Saleh e del sequestro dei missili è la rottura del lodo a cui non si pone rimedio con la liberazione, porta a un'eventuale sanzione da parte dei palestinesi. E tornando a quelle carte secretate che vanno dal novembre 79 al settembre 81, 2 di questi documenti sono stati trovati da uno giovane storico, Giacomo Pacini, tra gli atti del processo di Brescia sulla strage di Piazza della Loggia. Non si sa come siano finite lì. Comunque sono 2 informative di Giovannone. Una è datata 24 aprile 1980, l'altra è datata 12 maggio 1980. Il titolo, l'oggetto è minacce agli interessi italiani, e in una di queste c'è un ultimatum, quella del 12 maggio, che dice: data ultima il 16 maggio, se non vengono accolte le nostre richieste, ovvero la liberazione di Saleh e la restituzione o risarcimento dei missili, la maggioranza della dirigenza del Fronte Popolare e la maggioranza della base chiede di riprendere dopo 7 anni le libertà d'azione nei confronti dell'Italia e dei suoi cittadini, con operazioni che potrebbero coinvolgere anche innocenti. Questo è letteralmente quello che c'è scritto. È interessante quell'inciso, dopo 7 anni. Cioè, se andiamo indietro dall'80 di 7 anni, arriviamo al 73. Esattamente tra 72 e 73 si firma quell'accordo segreto, quel lodo Moro. Io, peraltro, tra 72 e 73 ho contato 7 episodi, compreso quello che hai citato tu di Ostia, 7 episodi di arresti e liberazioni, anche di fedain che avevano compiuto degli atti tremendi. Pensiamo una strage, per fortuna non realizzata, ma che poteva accadere nell'agosto del 72, quando 2 arabi regalarono un viaggio a 2 ragazzine giovani, 18enni inglesi, che erano in vacanza a Roma, le avevano conosciute, erano state con loro un paio di settimane, poi le convinsero ad andare con loro in Israele, avrebbero pagato il viaggio, tutto. Poi all'ultimo momento dicono che hanno un impegno, regalano a queste 2 ragazze un mangianastri. Per fortuna la El Al, che era soggetta a continui dirottamenti e attentati, non lasciava bagagli a bordo, per cui tutto era nella stiva blindata. Appena decollato da Fiumicino, dopo 5 minuti l'aereo c'è un'esplosione appunto nella stiva, l'aereo non precipita, ci sono solo un paio di feriti, e comunque risalgono a questo mangianastri e a chi le aveva regalato. Questi 2 che non avevano previsto un piano B, perché l'aereo doveva precipitare,
vengono arrestati, ma verranno poi liberati nel febbraio del 73, cioè pochi mesi dopo. Quindi anche chi si macchiava di reati così importanti, ricordo solo che in un film a episodi, Nuovi Mostri, Dino Risi fece un episodio che si intitolava Senza parole, il protagonista era Ornella Muti e Yorgo Voyagis, che richiama questo episodio, cioè un terrorista che regala un mangianasti con la canzone che aveva accompagnato questa brevissima storia d'amore con questa hostess, però in quel caso nel film I Nuovi Mostri l'aereo precipita, in quel caso invece in Italia non è avvenuto. Quindi tra 72 ci sono diversi episodi molto gravi, tra cui questo che ho citato, che spingono il nostro governo a firmare questo accordo. E quello che è inciso in quell'informativa del 12 maggio 80 fa capire che effettivamente per 7 anni c'era stata una pax tra la Galassia Palestinese e il governo italiano che aveva garantito quello che si è detto. Ecco, tutto questo lo anticipo perché anche se la chat la leggiamo alla fine, io vedo già che c'è Giampaolo Pellizzaro in questo momento che ci sta scrivendo. Ciao Giampaolo. Ecco, dice Gabriele dovrebbe spiegare meglio come tutto questo fino al 2005 era del tutto sconosciuto. Nel luglio 2005 lui ha presentato alla sala stampa di Montecitorio l'articolo inchiesta Bologna a un passo della verità, grazie al quale poi è stato diciamo inquadrato tutto all'interno di questa cosa. Sì. Io ho già citato che appunto il 25 luglio, forse Giampaolo non era ancora in linea, fu proprio lui a trovare il nome di Thomas Cram alla Digos di Bologna. Però tutto era nato, cioè è giusto che racconti questa storia, perché Giampaolo Pellizzaro in commissione stragi era un consulente, si era occupato di terrorismo internazionale e l'inchiesta che lui ha parlato venne pubblicata sulla rivista Area. Lui aveva raccolto l'intervista a un personaggio, si chiama Marco Affatigato, che era stato coinvolto suo malgrado sia per la strage di Ustica con una telefonata anonima, sia per la strage di Bologna, poi ne era uscito, sia perché non era un passeggero del 19 di Ustica, in quanto lui stava a Nizza in quel momento, e non era neanche coinvolto, diciamo, nella strage di Bologna. Comunque, nel 99, Pellizzaro fece un'intervista a questo personaggio, il quale a un certo punto dell'intervista gli fece un cenno di questo tipo. A Bologna c'era una cellula palestinese. Siccome Giampaolo Pellizzaro è un grande ricercatore ed è molto serio e onesto intellettualmente, non avendo un riscontro a questa affermazione, lui poteva anche dire ho registrato quello che ho sentito, però la cosa lui preferiva approfondire e vedere quanto ci poteva essere di vero in una cosa così importante e così grave che sconvolgeva un po' quello che era la verità ufficiale e soprattutto la verità giudiziaria che si era affermata. Chiese al presidente, quindi nell'intervista che lui pubblicò su Area, questo passaggio su Bologna non c'è, perché lui si riserva, in accordo, parlandone anche con Pellegrino, di chiedere alla Francia, che in quel momento e ancora oggi ha in carcere Carlos, dal 94 Carlos è in carcere a Parigi, con una rogatoria internazionale, la documentazione relativa appunto a Carlos e quindi al gruppo di terrorismo, diciamo, internazionale che lavorava per l'FPLP prevalentemente. Questa documentazione arriva in Italia a commissione stragi chiusa. Pellizzaro diventa consulente anche della commissione Mitrokhin e ritroverà anni dopo, penso nel 2002 se non sbaglio, questa documentazione, e quindi comincia a studiarla in quel momento e sviluppa quella studio che si concretizzerà poi con la relazione sul gruppo Separat che lui presenterà, cioè allora i lavori vengono presentati appunto il 20 luglio del 2005 in Parlamento, in via della missione, la Camera dei Deputati, in una conferenza stampa tenuta dall'onorevole Fragalà. Raccoglie le firme per un'interpellanza e questo costringerà la Procura di Bologna ad aprire un fascicolo su questa pista palestinese, ma il nome di Thomas Cram
Giampaolo lo troverà solo cinque giorni dopo a Bologna. Però l'impianto, diciamo, era già costruito. Trovare un uomo di Carlos a Bologna quel giorno era sicuramente un elemento molto più importante, che dava ancora più sostanza a quelle parole sentite nel 99 da Affatigato, ma c'erano dei documenti concreti che lo provavano, ecco. È inquietante il fatto che il nome di Cram resti per 25 anni nascosto, visto che comunque era un terrorista, presunto terrorista, legato al gruppo Carlos, presente a Bologna quel giorno, ma il suo nome, se non era Giampaolo Pellizzaro, era ancora oggi segreto. Ecco, 25 anni ci sono voluti. Ok. Io mi sono reso conto di una sorta di fastidio quando questo Thomas Cram viene nominato e citato in certi consessi, perché da quello che sento ascoltando in giro mi sembra di capire che la risposta che viene data alle cose che tu mi stai raccontando questa sera sia ancora con questa storia di Thomas Cram, la sua posizione è già stata vagliata, ma non c'è assolutamente nulla da dire. Lui effettivamente sì, è un esperto di esplosivi, che poi a volte in realtà viene riportato semplicemente come falsificatore di documenti. Esatto, esperto di falsificazione di documenti, che è vero, non penso che sia falso, ma sì, è solo una parte della realtà, l'altra parte viene adeguatamente omessa. E si dice lui doveva incontrarsi, sì, è vero che ha transitato per Bologna il 2 di agosto dell'80, ma lui aveva, innanzitutto era in Italia perché doveva incontrare una ragazza con cui aveva appuntamento, grazie ai ritardi che ha subito dovuti alle perquisizioni è stato fermato, quindi doveva andare a Firenze, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, sì. Ecco, lui ha detto che doveva andare a Firenze, lui ha detto, certo, si doveva fermare, doveva andare direttamente a Firenze, ma con il ritardo eccetera è arrivato a Bologna, si è fermato lì ed è stato un caso che ha pernottato, se non sbaglio peraltro, in un hotel che è nei pressi della stazione. No, nei pressi di Piazza Maggiore. Ah, comunque, Piazza Maggiore. Sì. Ok, però lo ha fatto, e questo è vero, registrandosi con i suoi documenti veri. Esatto. E quindi qui viene detto sostanzialmente, non c'è niente da dire, se avesse partecipato all'operazione non si sarebbe certo presentato con i suoi documenti veri, registrato in un hotel, con la sua vera identità, tanto più che è un esperto della falsificazione dei documenti. E in seconda battuta, comunque, la magistratura ha indagato e ha vagliato la sua posizione, ma non c'è stato nulla da dire. Mi dici qualcosa su questo? È così? No, non è esattamente così, nel senso che nella richiesta di archiviazione sono gli stessi magistrati, posso leggere le parole esatte per far capire cosa intendo. Certo. I magistrati dicono: mi trovavo nel posto sbagliato all'ora sbagliata, ha dichiarato Thomas Cram al pubblico ministero, ma quella imprevista e sorprendente presenza a Bologna il giorno della strage dell'esperto di cariche esplosive e detonatori a tempo avrebbe richiesto una risposta persuasiva, una precisazione o un'indicazione che consentisse di apprezzarne la casuale verità di una stravagante coincidenza del destino, fugando ragionevolmente il sospetto di una qualche coinvolgimento nell'esecuzione della strage. E ancora, la ingiustificata presenza a Bologna il giorno della strage del 2 agosto 80 di un terrorista tedesco esperto di esplosivi identificato con carta d'identità alimenta un grumo residuo di sospetto che vanifica questo sforzo di concludere definitivamente questo capitolo del suo passato. Quindi nella richiesta di archiviazione permane un grumo residuo di sospetto. Allora, vediamo come lui ha gestito questa sua vicenda. Lui, come ho detto, riemerge dalla clandestinità nel dicembre del 2006. Il 1 agosto del 2007, ovviamente avendo scoperto che era aperto un fascicolo sulla pista palestinese, che il suo nome era stato trovato di essere presente a Bologna quel giorno, nella sua intervista, come dicevo, sostiene di essere arrivato in Italia per andare a trovare un'amica che aveva conosciuto a Perugia, perché lui tra la fine del 79 e gennaio dell'80
dell'80, aveva seguito dei corsi di italiano all'Università per Stranieri di Perugia. Lui aveva con sé, viene perquisito, ma non per caso, viene perquisito perché era segnalato dalla polizia tedesca e perché era iscritto nella rubrica di frontiera. Allora, se lui entrava con dei documenti falsi, evidentemente sarebbe stato arrestato, fermato. E lui in quel momento non aveva un mandato di cattura, era semplicemente un segnalato. E come tale, siccome era segnalato per vigilata sorveglianza e perquisizione, viene fermato a Chiasso dalla polizia di frontiera, perquisito, gli trovano il biglietto Cars 2 Milano, gli trovano la carta d'identità, fotocopia della carta d'identità e una lettera di una certa Elizabeth, non dico il cognome perché comunque vive ancora in Italia, che effettivamente aveva scritto a lui, è datata questa lettera 14 luglio, ma in questa lettera non c'è non è esplicitato un loro incontro a Milano per il primo agosto. Lei oltretutto gli segnala un indirizzo dove lei insegnava, una scuola di lingue dove lei insegnava, che è una scuola di Varese. Tant'è vero che gli stessi magistrati, proprio bolognesi, che hanno chiesto poi l'archiviazione, segnalano che non c'è nessun elemento in questo carteggio che poteva far pensare al fatto che lui si dovesse fermare a incontrare questa persona a Milano. Ma al di là di questo, il telex della polizia di frontiera, che viene inviato a tutte le questure italiane dopo che lui è stato fatto ripartire alle 12.08 con un treno verso Milano, perché lui arriva alle 10.30 a Chiasso, alle 10.30 del mattino del primo agosto, viene fermato, fatto scendere, perquisito e fatto ripartire col treno delle 12.08. C'erano una miriade di treni che lo avrebbero potuto portare tranquillamente a Firenze. Però lui si ferma a Bologna. Ma nel suo racconto lui dice che appunto il 2 agosto, col famoso taxi che lo porta dove già si trovava, prende una corriera che non c'era, perché le corriere che all'epoca portavano a Firenze, la tratta Bologna-Firenze c'era alle 5 del pomeriggio e non partiva dall'autostazione, eccetera, eccetera. Lui sostiene di essere andato a Firenze, di essersi fermato 4-5 giorni e poi è tornato in Germania. In realtà noi negli archivi della Stasi abbiamo trovato che la sera del 5 agosto Thomas Graham viene fermato a Friedrichstrasse, al checkpoint Charlie, di ingresso a Berlino Est. Viene fermato perché anche in Germania dell'Est era segnalato in una sorta di rubrica di frontiera e c'erano delle misure speciali che erano state messe in atto per le Olimpiadi di Mosca, che erano terminate da un paio di giorni, e tutte le persone segnalate non venivano fatte entrare. Quella sera da Budapest arriva con un volo che atterra a Schönfeld, che era l'aeroporto di Berlino Est, Johannes Weinrich, numero 2 del gruppo Carlos, amico di Thomas Graham, anche lui ex cellule rivoluzionarie, e c'è un altro documento che fa vedere che la mattina del 10 agosto sia Thomas Graham sia Weinrich escono dalla Germania Est. Quindi in qualche modo quella sera del 5 agosto alle 8.03 di sera, alle 20.03, Thomas Graham comunque si presenta a Berlino Est. All'epoca, tenendo conto delle ferrovie, dei treni, delle automobili, delle autostrade, per essere la sera del 5 agosto a Berlino Est, transitando probabilmente da Bochum o da altrove per prendere il passaporto, perché quando era in Italia Thomas Graham non aveva il passaporto con sé, invece a Berlino entra col passaporto, lui probabilmente già quel 2 agosto, anziché andare a Firenze e fermarsi 4-5 giorni, parte per la Germania. Quindi altra bugia, non ha saputo dare nessuna spiegazione. Lui non ha scelto di non rispondere alle domande che gli potevano fare i magistrati, si è presentato il 25 luglio del 2013 e ha lasciato una memoria, diciamo così. Le uniche sue parole sono state quelle al giornalista Guido Ambrosino del Manifesto, dell'articolo citato del 1 agosto 2007, e questa memoria che lui deposita in procura il 25 luglio del 2013. In essa dice addirittura che un'amica gli ha detto che i primi giorni di agosto lui era in Francia. Carta canta, voglio dire, i documenti della Stasi erano pignolissimi e precisissimi, è registrato il suo numero di passaporto, il suo nome e cognome, l'uscita, c'è un foglio manoscritto in cui c'è scritto quanti soldi aveva con sé quella sera a Berlino. Quindi il personaggio non ha saputo
fugare i dubbi, tant'è vero che gli stessi magistrati parlano di grumo residuo di sospetto su di lui. Quindi questa è in realtà la posizione di questa persona. Tenendo conto che trascorsi 30 anni, se lui era venuto in Italia, anzi 40 anni ormai, anche per altri motivi, diciamo, non leciti, tutto è in prescrizione, sicuramente non un episodio come può essere la strage di Bologna. In ogni modo non ha saputo dare delle spiegazioni valide a questa cosa. E voglio dire, io credo che sia molto più grave il fatto che un esperto di esplosivi presente a Bologna il giorno della strage non venga indagato per 25 anni. E su questo ci sarebbe da dire molto, perché il suo nome in realtà era già riemerso nel 2001, ma è stato subito, diciamo, di nuovo sepolto. Brevemente, dalla Germania arrivò una segnalazione alla Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione. Stavano cercando una latitante delle celle rivoluzionarie, una certa Agatha Gerhauser, che poteva accompagnarsi, essere in Italia, accompagnarsi a un altro, altri due, ma comunque in particolare a un altro latitante, un certo Thomas Cram. La Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione fa una piccola indagine e scopre che effettivamente questo Cram era presente a Bologna il giorno della strage. Viene mandata alla Digos, questa segnalazione alla Digos di Bologna, che la rigira in parte, non completamente, alla Procura di Bologna, la quale apre un fascicolo modello 45. Modello 45 vuol dire notizia non costituente notizia di reato, atti non costituenti notizia di reato. Quindi è un fascicolo che non deve passare al vaglio di un GIP, ma può essere archiviato dalla stessa Procura. Il giudice che prende, cioè il magistrato che prende in esame questa segnalazione, chiede di nuovo alla Digos, che gli aveva mandato questa segnalazione, e al ROS dei Carabinieri di fargli avere tutte le informazioni che avevano su questo CRAM. La risposta della Digos è: nulla risulta agli atti, ma gli allegano il mandato di cattura della tedesco, dove viene espressamente detto che era un esperto di esplosivi e di detonatori a tempo. Sotto questa notifica della Digos, il magistrato mette visto, nulla risulta agli atti, e in una settimana, dal 18 aprile al 24 aprile del 2001, archivia il fascicolo su Cram. Occorreranno appunto altri 4 anni perché Giampaolo trovi il nome di Cram e che la Procura di Bologna riapra un fascicolo, questa volta finalmente su di lui. Quindi non c'entra niente. Ecco, documenti ho già spiegato. Se lui girava col suo documento, con dei documenti falsi, essendo segnalato e soggetto a riservata vigilanza, questa era la formula della rubrica di frontiera, rischiava di essere arrestato per girare, insomma, con dei documenti falsi. E probabilmente, questa è un'ipotesi, ma visto quello che è emerso anche nel processo Cavallini, quella bomba poteva essere solo, quell'esplosivo poteva essere solo in transito a Bologna e in stazione. Quindi diciamo che la sua presenza diciamo ufficiale col suo nome e cognome a Bologna non è poi così strana e campata per aria. Certo, perché hai implicitamente, non troppo detto, diciamo svelato un'altra possibile interpretazione dei fatti, e cioè che quell'esplosivo non fosse destinato ad esplodere lì in quel momento, e questo spiegherebbe delle cose, certamente aiuterebbe a delineare il quadro in una certa maniera, compresa questa vicenda di presentarsi in chiaro. Però, se non sbaglio, non è l'unico personaggio degno di attenzione che transita per questo hotel e per gli hotel di Bologna in quel periodo. È corretto quello che dico, se mi ricordo sì, bene? Sì, cioè è corretto nel senso che non c'è una prova documentale, come viceversa c'è per Thomas Cram, ovvero lui si è registrato col suo documento all'hotel centrale di Via della Zecca. Però il 18 giugno del 1982 a Fiumicino viene arrestata Christa Margot Frölich, altra tedesca, ex cellule rivoluzionarie, amica fraterna di Thomas Cram, anzi è lui che la introduce nel gruppo Carlos. Viene arrestata perché viene trovata in possesso di una valigia piena di esplosivo, 3,5 kg di miccia esplodente di pentrite, timer, innesco, insomma, quelle valigie pericolose che all'epoca
ci portavano dietro tutto, alimentazione, innesco ed esplosivo. E quando compare la foto di Christa Margot Fröhlich sui quotidiani, un capo sala di un hotel, l'hotel Jolly, che si trova quasi di fronte alla stazione di Bologna, pensa di riconoscere una tedesca che era stata in quell'hotel dove lui lavorava il 1 e il 2 agosto. E lui spontaneamente va in procura a denunciare questo fatto, dicendo: io quella persona credo di riconoscerla, l'ho vista in stazione a Bologna il giorno della strage, e dà alcuni particolari del racconto che questa donna gli avrebbe fatto. La procura fa una breve indagine, si basa molto sulle parole del racconto della donna, non pensa di mettere a confronto con un confronto all'americana questo testimone con la Fröhlich che era stata arrestata a Roma, e archivia questa posizione in quanto il racconto della donna sembrava poco credibile, tra l'altro commettendo un errore banale, cioè questa donna diceva di essere stata in Italia, di avere lavorato in un locale 4 anni prima. Loro fanno 82-4 fa 78. Siccome il locale nel 78 era chiuso, il suo racconto era falso. Al di là che lei poteva raccontare anche una frottola, eventualmente, se fosse stata la Fröhlich veramente, ma il problema è che i 4 anni andavano conteggiati dal 1980, cioè da quando costei aveva fatto il racconto a questo cameriere, a questo caposala, credo fosse. Quindi il locale in realtà nel 76 era ancora aperto, quindi un qualcosa di verosimile nel racconto di questa donna c'era. In ogni modo, anche nell'inchiesta sulla pista palestinese sviluppata dal 2005 in avanti, teniamo conto che quella inchiesta è stata aperta fino al 2014, quindi 9 anni, ed è stata archiviata definitivamente nel febbraio del 2015. Questo testimone è stato risentito, non è stato ritenuto credibile, però ecco, c'è questo sospetto che un'altra del gruppo Carlos fosse a Bologna quel giorno. Tra l'altro sia Kram sia Christa Margot Fröhlich vengono segnalati in ottobre a Budapest, che era uno dei quartieri generali di Carlos, del gruppo Carlos. Il gruppo Carlos stava normalmente a Budapest quando stava in Europa e a Berlino. A Berlino si incrociavano sempre negli hotel berlinesi, dove erano monitorati e intercettati dalla Stasi regolarmente, controllati passo passo. Beh, è una storia assolutamente complessa da seguire, e come ti dicevo prima fuori camera, puoi solo immaginare la confusione che ho, per esempio io che ho iniziato a studiarla, no, da poco, ma almeno ho iniziato a studiarla, posso solo immaginare la confusione che può esserci in chi magari ci sta ascoltando. Esatto, e fino ad oggi magari invece sì, conosceva la storia della stazione di Bologna perché l'ha vissuta, nel senso che c'era e l'ha vista evolversi, o perché magari ha visto delle puntate di documentari vari, ce ne sono stati tanti, insomma è uno dei fatti di sangue più noti a tutti quanti. Io vorrei cercare di capire adesso con te qual è la direzione, innanzitutto qual è lo stato delle indagini in questo momento, se ci sono indagini aperte, qual è lo stato insomma della vicenda giudiziaria, perché insomma per stessa ammissione dei giudici la verità non è completa e quindi una parte manca. Immagino che con queste preziose informazioni, al di là delle archiviazioni che ci sono già state, però si cerchi di continuare a indagare e capire se questa direzione porta a qualcosa o magari no, adesso me lo direi tu. Iniziamo da questo, iniziamo dalla storia insomma giudiziaria, qual è il punto in cui siamo, cosa c'è di aperto e in quale direzione si sta indagando. Faccio solo una brevissima sintesi per cercare di magari dare modo alle persone di collocare un po' quello che ho detto fino adesso. Okay. Immaginiamo quel periodo in cui il terrorismo palestinese imperversava in Europa. In Italia c'era un lodo, un accordo segreto che garantiva diciamo, la sicurezza del nostro paese da questo tipo di attentati, ma nel novembre del 79 succede un episodio, come ce n'erano stati
di sequestro di missili, arresto di responsabili. In questo caso, novembre 79, il responsabile del fronte in Italia, non un fedain qualunque. In un momento che in Italia c'erano anche dei depositi delle armi, di armi dell'FPLP. La magistratura fa il suo corso regolarmente, le pressioni che vengono fatte a livello servizi e funzionari governativi, perché quelle famose 6 lettere di Moro che ho citato, molte di queste erano indirizzate a dei giuristi che costituivano il suo staff, diciamo, nella gestione di questo lodo. Penso a Pennacchini, penso a Manzari che non riceve la lettera, ma Delia, cioè c'era un gruppo di giuristi che aiutava, poi in quel momento aiutava anche la legge Valpreda, per cui un magistrato poteva scarcerare dopo un certo tempo qualcuno, anche se su di lui gravava un atto d'accusa molto pesante. Comunque, diciamo, queste sollecitazioni non vengono raccolte dai magistrati che arrivano alla condanna di Salè degli autonomi, iniziano le minacce e forse c'è una sanzione. Prima parlavo di Giovannone, che era il capocentro del Sismi a Beirut, che mandava le informative a Forte Braschi a Roma. A Forte Braschi a Roma, in quel periodo, c'era un ufficiale di cavalleria che si chiamava Silvio Di Napoli, che era addetto proprio a ricevere le informative di Giovannone. Questo Silvio Di Napoli viene coinvolto da giudice istruttore Carlo Mastelloni a Venezia nel procedimento 204/83 traffico d'armi OLP Brigate Rosse. Al termine del suo interrogatorio, che avviene, se non sbaglio, l'8 ottobre del 1986, Silvio Di Napoli a un certo punto dice questa frase e viene vergata a mano da Mastelloni in persona. Dopo la prima condanna dei tre autonomi e del Giordano, quindi Pifano, Nieri, Baumgartner e Abu Anze Salè, quindi 20 gennaio 1980, giunse da Giovannone l'informativa secondo cui l'FPLP aveva preso contatti con il terrorista Carlos. Ciò avvallò la minaccia di Abbasi. Quindi 5 righe scritte a mano che noi abbiamo scoperto, io, Giampaolo e altre persone che collaboravano con noi, nel 2009. Ma quelle frasi sono praticamente una sintesi perfetta dell'impianto che Giampaolo aveva scritto già per conto suo, insieme a Matassa, anni prima. Perché effettivamente c'è tutta la storia, cioè la condanna, il lodo che incombeva, il contatto con il gruppo terroristico internazionale che faceva le operazioni più eclatanti per il fronte popolare, la rottura del lodo, la sanzione, la minaccia, avvallò la minaccia di Abbas. Quindi questa riga. Oltretutto, dopo ciò, noi abbiamo trovato sempre negli archivi della Stasi che effettivamente nel marzo del 1980 un alto funzionario del fronte popolare, ovvero Taysir Kubà, si incontra con Carlos e con Weyrich a Berlino. Quindi questi contatti che cita Silvio Di Napoli parlando di questa informativa che è ancora segreta, ripeto, fa parte di quel carteggio Giovannone-Roma che è ancora sotto segreto, questo contatto ci fu. Ecco, questo è un po' il contesto che può spiegare perché un uomo di questa ipotesi, perché un uomo di Carlos è a Bologna quel giorno e c'è questo episodio. Questo è il punto. I processi che sono in questo momento, allora, la pista palestinese è stata archiviata definitivamente nel febbraio del 2015. Io, insieme a giudice Rosario Priore e a Enzo Raisi, che quando era deputato si è occupato molto della strage di Bologna, abbiamo presentato un esposto alla procura prima dell'archiviazione definitiva, quando c'era solo la richiesta di archiviazione, in cui con un breve memoriale abbiamo ricordato un paio di passaggi che nella richiesta di archiviazione ci sembravano deboli. Erano due in particolare, ed era il fatto che loro non ritenessero completamente Thomas Cram membro effettivo del gruppo Carlos. Invece negli archivi della Stasi ci sono migliaia di pagine che lo collegano direttamente. Era il numero 7 nell'organigramma, c'è cioè un
una bellissima organigramma proprio grafico che fa vedere che il numero 7 del catalog cosiddetto della Stasi c'era Thomas Kram. E l'altro punto debole era che la richiesta di archiviazione dei magistrati di Bologna era avvenuta il 30 luglio, 31 luglio del 2014, quando il 28 agosto del 2014 scadeva il segreto di Stato sulle carte di Giovannone. Ripeto, i magistrati potevano comunque richiedere quei documenti anche sotto segreto di Stato. Poi sappiamo che immediatamente il 28 agosto 2014 sono state riapplicate le classifiche di segretezza. Comunque in questo esposto noi facciamo presente queste due cose qua. Okay. Il giudice che ha avallato l'archiviazione del fascicolo, Bruno Gian Giacomo, nel suo documento di archiviazione dice che comunque questo delle carte di Giovannone può essere un elemento sviluppabile nei processi ancora in atto. Quindi c'è un'archiviazione con una possibilità che si possa comunque riaprire qualcosa. Questo è un passaggio molto delicato che nessuno ricorda, ma comunque nell'archiviazione della pista palestinese Bruno Gian Giacomo segnala che questo potrebbe comunque essere un filone che potrebbe interessare ancora la Procura. Diciamo che la Procura non se n'è assolutamente interessata perché durante il processo Cavallini, teniamo conto che dal 2017 ad oggi ci sono stati due processi importanti che riguardano la strage di Bologna. Uno è il processo che è finito, diciamo, in primo grado e ha condannato all'ergastolo Gilberto Cavallini, ex esponente dei NAR, quindi amico di Mambro e Fioravanti, che era uscito dalla prima inchiesta, era stato condannato solo per banda armata, ma non per la strage. Invece in questo secondo processo è stato condannato all'ergastolo in concorso in strage perché come minimo ha dato i covi, ha dato appoggio logistico agli esecutori materiali, cioè a Mambro e Fioravanti. L'appello che doveva iniziare adesso nel mese di gennaio di quest'anno è stato spostato ad aprile del 2023. Ma sempre nel 2017 si sono gettate le basi del processo che è ancora in corso, il processo ai mandanti, perché come ricordava Pellegrino all'inizio, la sentenza appesa nel vuoto, cioè quella che ha condannato Inar, è appesa nel vuoto perché di fatto i mandanti non sono mai stati trovati, tantomeno se vogliamo il movente. Il processo mandanti che è in atto in questo momento si occupa, diciamo, quelli che sono stati individuati come possibili finanziatori, organizzatori e mandanti della strage sono quattro persone che sono già decedute, sono Licio Gelli, che ha già avuto una condanna come depistatore, sono Umberto Ortolani, che era anche lui un membro della P2, Federico Umberto D'Amato, che era stato il capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, e Mario Tedeschi, che è stato direttore del Borghese, e lui è accusato di avere, portato avanti un depistaggio mediatico, aiutato mediaticamente attraverso il Borghese, immaginarsi una rivista semi sconosciuta, però non certamente di grande diffusione, portato avanti questo depistaggio che a detta loro sarebbe nato già nel 1979, quando si decide di fare la strage, già era stato pensato anche il depistaggio che avrebbe portato alla pista palestinese. Questo è il paradosso, cioè la pista palestinese viene presentata spesso dai media come un depistaggio. Abbiamo visto che non è un depistaggio perché la procura ci ha lavorato 9 anni e ha archiviato con quelle motivazioni che si diceva prima, compreso un grumo residuo di sospetto. Viene scambiata per la pista libanese, che fu un vero e proprio depistaggio, che portò poi alla condanna del Sismi, Musumeci, Belmonte, Pazienza e Gelli, ma guarda caso la pista libanese, chi è che ha innescato la pista libanese? Indovinate un po'? Il numero 2 dell'OLP, cioè Abu Ayyad, capo dei servizi segreti palestinesi. Con un'intervista che lui rilasciò il 19 settembre a una giornalista sul Corriere del Ticino, in realtà lui aveva già rilasciato qualche giorno prima questa intervista a un giornale arabo, Al-Safir, un giornale libanese, in cui disse: abbiamo
intercettato dei membri di un gruppo estremista di estrema destra tedesco, il gruppo Hoffmann in particolare, che venivano dai campi cristiano-maroniti, e ci hanno detto che lì c'è un, cioè, gli esponenti di gruppi eversivi di destra europei, quindi anche italiani, si addestrano in questi campi cristiano-maroniti, e lì si è parlato di un attentato da fare in una grande città rossa importante, Bologna, eccetera, eccetera. Quindi è Abu Ayyad, numero 2, Salah Khalaf, ovvero Abu Ayyad, capo dei servizi palestinesi dell'OLP, che innesca questa pista internazionale per la strage di Bologna, indicando estremisti di destra europei. Il Sismi prenderà questo spunto, o forse è stato qualcosa combinato, non lo sappiamo, prenderà questo spunto per arrivare al famoso depistaggio terrore sui treni, cioè l'operazione terrore sui treni, che nel gennaio, il 13 gennaio dell'81, farà trovare su un treno Taranto-Milano, nella stazione di Bologna, una valigia piena di 8 barattoli con esplosivo simile a quello utilizzato a Bologna, un fucile MAB modificato che ricordava i fucili MAB utilizzati dai NAR, dei biglietti aerei che sembravano acquistati da Giorgio Vale, che era un ragazzo di terza posizione, amico di Mambre Fioravanti, col quale aveva fatto molte operazioni. E nei biglietti aerei, oltretutto, erano intestati a due fantomazzi, un francese e un tedesco, che quindi richiamavano terrorismo nero internazionale. Ma se si andava a vedere la lista dei passeggeri dei voli successivi a quelli dei biglietti aerei, che poi ovviamente risultarono non comprati da Giorgio Vale, nella lista dei passeggeri c'erano dei personaggi che avevano questi nomi, un certo Fioravanti, un certo Bottagin, che era viceversa Cavallini utilizzava come identità falsa Bottacin, quindi era, come l'ha chiamato Andrea Colombo, bravissimo giornalista di sinistra, quindi al di là di ogni... Di qualsiasi sospetto di convenienza politica, più che un depistaggio lo chiamò un impistaggio, ovvero un depistaggio che in realtà portava a indicare proprio Inar come esecutore. Ecco, questa confusione tra la pista libanese, guarda caso innescata dai palestinesi e dal nostro Sismi, con la pista palestinese che viceversa vede come eventuali, potenziali, ipotetici autori della strage proprio questo gruppo palestinese. Quindi nella pista palestinese ci sono tutti gli elementi, c'è il movente, la rottura del lodo e l'arresto del loro principale esponente in Italia, i depistaggi, appunto il depistaggio libanese, gli esecutori materiali, il gruppo Carlos, e delle prove che fanno vedere queste persone anche sul luogo del delitto al momento del delitto, mentre, come sappiamo, di Mambre Fioravanti non c'è nessuna prova documentale che loro fossero a Bologna, c'è la parola di Massimiliano Sparti, come tu hai ben descritto in un video precedente. Certo. Allora, voglio adesso... Ci sono ancora alcune cose importanti che, certo, vorrei dire. Vai sui processi. Vai pure. No, ma magari fammi la domanda che arriviamo lì lo stesso. Ecco. Quella che ti avrei fatto successivamente era sul... c'è un altro nome, diciamo, che aleggia in questi giorni, peraltro, che è quello di Bellini, e quindi questo è quello che ti avrei chiesto. Poi voglio farti un'altra domanda, però ti lascio andare avanti prima. Sì, allora, nel processo Cavallini, che come ho detto gennaio 2020 è stato condannato all'ergastolo, le motivazioni sono uscite nel gennaio 2021, durante quel processo è successa una cosa molto interessante e particolare. Praticamente è stato richiesto ripetere l'analisi, la perizia esplosivistica. Visto che sono trascorsi 40 anni dai fatti, ci sono delle tecnologie ovviamente più innovative, l'incarico dal presidente della Corte d'Assise di Bologna, Michele Leoni, è stato dato l'incarico a Danilo Coppe, che è un grandissimo esperto di esplosivi. È quello che ha fatto anche, è intervenuto sul Ponte Morandi per far cadere le ultime arcate, quindi è uno dei massimi esperti esplosivisti, a cui è stato affiancato poi un ufficiale del
RIS di Roma, Adolfo Gregori, sì. Coppe e Gregori hanno chiesto, per fare questa perizia, di poter setacciare le macerie della stazione di Bologna, che da 40 anni sono conservate ai prati di Caprara. È un'area militare dietro l'ospedale maggiore. 100 metri cubi di macerie sono state quindi analizzate da studenti dell'università con determinati protocolli. Poi sono stati, hanno chiesto di poter visionare anche degli oggetti appartenenti alle vittime che avevano con loro durante il 2 agosto, che i familiari li hanno resi disponibili, ma soprattutto venne chiesto di poter riesumare un reperto, ovvero una maschera facciale, uno scalpo, che era tutto ciò che restava di una delle vittime della strage. Voi sapete che ufficialmente le vittime di Bologna sono 85 e più di 200 feriti. Questo è quello che si dice regolarmente. Una di queste vittime, una ragazza di 24 anni, che si chiamava Maria Fresu, era in stazione con la figlia di 3 anni, Angela, ed è la vittima più piccola della strage, e con due amiche, una delle quali è sopravvissuta, con le quali si recava in vacanza. Di Maria Fresu non si è trovato mai nulla. Tant'è vero che io mi ricordo quei primi giorni, i giornali dicevano: un'ipotesi è che o abbia preso un treno o stia vagando per la città in stato di shock. Ecco. Finché in uno degli obitori di Bologna è stata catalogata una faccia, letteralmente una faccia. Quindi capelli, la fronte, un occhio, il naso intero, la bocca, una faccia. Perché i periti esplosivisti chiedevano la riesumazione di questo reperto? Perché, a detta loro, era assolutamente il reperto più vicino al punto dell'esplosione. Perché l'onda di sovrappressione creata dalla detonazione crea questa onda di pressione che penetra attraverso l'orecchio e stacca letteralmente la faccia dallo scheletro, dal cranio. Effettivamente in quel reperto, che è stato riesumato nel marzo del 2019, tra i capelli hanno trovato tracce di TNT, di pentrite, di T4, quindi effettivamente è stato un reperto molto utile per risalire alla composizione dell'esplosivo, che non è quella che era stata data nell'80. Nell'80 si parlava di gelatinato da cava per uso civile, invece qui è venuto fuori che era compound B, recuperato da residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale. Però c'è anche della pentrite, che poteva essere l'innesco dell'esplosione stessa. Comunque, visto che il reperto era stato riesumato, i difensori di Cavallini hanno chiesto anche la prova del DNA. Perché questo? Perché qualche anno prima, nel 2016, Rosario Priore, il giudice Rosario Priore e l'avvocato Valerio Cutonilli, altre persone che hanno dato un contributo notevole a questa vicenda, a questa ipotesi, questa pista, oltre a quelli che ho già citato, cioè Pellizzaro e Matassa, nel 2016 fecero uscire un libro in cui portavano un fatto su cui non si era mai indagato troppo, ma era comunque inquietante. Innanzitutto la sparizione completa di un corpo a meno di quella faccia. E lo stesso perito esplosivista Coppe e Gregori hanno stabilito che in quelle condizioni, nella stazione, la sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna, quel giorno, con quel tipo di esplosivo, con quella quantità di esplosivo, nessun corpo si poteva dematerializzare. E questo è già un fatto. Ma soprattutto qual è il fatto importante? Che l'analisi del gruppo sanguigno che si fece nell'80, il medico legale Giuseppe Pappalardo, su quello scalpo, portava ad un gruppo sanguigno, in particolare il gruppo A. Pappalardo lo confrontò a due vittime donne che avevano il volto sfacelato, quindi traumi molto gravi al volto. Erano una donna
donna di 50 anni che si chiamava Vincenzina Sala ed è peraltro la suocera di Bolognesi, presidente dell'Associazione delle Vittime, che aveva 50 anni, e un'altra, Erika Frigerio, che ne aveva 57. Quindi un'età incompatibile col volto. Il volto era di una ragazza giovane, sui 20 anni e poco più. Ma soprattutto anche queste due donne avevano, cioè la Frigerio e la Sala, avevano un gruppo sanguigno diverso da quello dello scalpo. A quel punto il professor Pappalardo disse: se non mettiamo in conto l'esistenza di un'86esima vittima, che però non è stata né identificata né reclamata, e comunque abbiamo la certezza che Maria Fresu fosse in stazione con sua figlia di 3 anni e con le amiche, questo deve essere di Maria Fresu, anche se Maria Fresu ha un gruppo sanguigno diverso anche lei. Lei ha il gruppo zero. E come I suoi genitori hanno il gruppo zero entrambi. Il fratello e 6 sorelle hanno tutti il gruppo zero. Però a sto punto solo per non può essere nessun altro. Solo per esclusione, quindi. Come giustificano tecnicamente il fatto che abbia un gruppo sanguigno diverso? E allora, Pappalardo portò, perché lui finì la perizia sostenendo che quel reperto apparteneva a Maria Fresu, riesumando una vecchia teoria che si chiamava della secrezione paradossa, ovvero che in un corpo, in determinate condizioni, possono coesistere anche un gruppo sanguigno diverso da quello di appartenenza. Questa è la conclusione di una teoria, ripeto, secrezione paradossa, che è stata comunque cassata completamente dalla scienza e dalla medicina ufficiale. Però diciamo che le cose andarono così. Ovviamente questa anomalia colpì molto Priore e Cutonilli, che fecero questo libro in cui evidenziavano questa anomalia. Queste due anomalie, cioè la sparizione di un corpo e un gruppo sanguigno non corrispondente. Okay. Quindi col reperto riesumato nel 2019 durante il processo Cavallini, i difensori hanno chiesto l'esame del DNA, che è stato fatto. I risultati sono stati... è un perito del RIS di Roma, la dottoressa Elena Pilli, che ha discusso in aula, cioè ha portato i risultati il 14 ottobre del 2019 e i risultati in aula il 30 ottobre del 2019, e il DNA non è quello di Maria Fresu. A questo punto il discorso sarebbe stato quello di andare a vedere il gruppo sanguigno degli altri cadaveri di sesso femminile che avevano i traumi compatibili con quel volto. Ripeto, il volto contiene capelli, la fronte, un occhio, il naso intero, la bocca intera e la guancia. Quindi, infatti, i difensori di Cavallini portarono gli esami tanatologici, i referti tanatologici delle vittime di Bologna, e a confronto nessuno di essi poteva corrispondere quel volto, tranne quelle due donne più anziane di cui si è detto che comunque anche loro avevano un gruppo sanguigno diverso. A questo punto quel processo poteva innescarsi un qualcosa che portava in tutt'altra direzione. Diciamo che la conclusione del presidente della Corte d'Assise è stata letteralmente questa: un ulteriore approfondimento del DNA porterebbe ad un binario morto. Fine della discussione. Quindi non è stato fatto nessun ulteriore esame. L'ipotesi è che il corpo, diciamo, purtroppo è brutto parlare in questi termini di quello che resta di una persona, comunque le parti del corpo frantumato di Maria Fresu possono essere state distribuite in quel momento di grande confusione in altre bare. È una spiegazione che non trova, direi, molta cioè non può essere condivisa, direi, più di tanto, perché due arti, due cioè insomma più di due arti in una tomba non se ne possono mettere, insomma, direi. E comunque lo stesso perito esplosivista, come ripeto, ha sostenuto che in quelle condizioni un corpo non si poteva assolutamente disintegrare. Quindi cosa ne è stato del corpo di Maria Fresu? Sarà possibile fare ulteriori esami su quel reperto e sulle vittime della strage? Tenete conto, tu peraltro, Andrea, hai lavorato al caso di Yara Gambirasio e sai quante migliaia di DNA sono stati fatti a Bergamo e provincia per risalire a ignoto 1. Ecco, qui al massimo ci sarebbe da fare 39
le vittime femminili sono state 41 in tutto. Se togliamo Maria Fresu e sua figlia, ne restano 39, quindi i loro familiari, sarebbe un esame molto, molto rapido e breve da fare. Però, diciamo, questo è un qualcosa che potrebbe spiegare quello che dicevo prima. Ricordiamo anche le parole di Cossiga, l'incidente occorso agli amici palestinesi che si sono fatti colpevolmente esplodere una o due valigie in stazione. Era un trasporto di esplosivo. All'epoca non c'erano i kamikaze. A chi appartiene quel volto? Era colei che trasportava l'esplosivo, e per le disattenzioni che si facevano all'epoca è esploso. Ecco, tra le macerie il dottor Coppe ha trovato anche un interruttore di sicurezza di quelli che si montano normalmente in un'automobile per i tergicristalli o le luci, ma era montato su una staffa. E lo stesso perito Coppe e Gregori dicono il fatto che fosse montato su una staffa non lo fa ritenere un oggetto automobilistico, e non aveva nessuna ragione di essere in una sala d'aspetto di seconda classe, ed era difettoso. La levetta ballava, e quindi lui ha, tra virgolette, tra le righe, ipotizzato che potrebbe essere stato appunto un interruttore di sicurezza malfunzionante che ha portato a un'esplosione prematura dell'esplosivo. Questo è quello che è emerso, diciamo, fuori dal coro, perché non era previsto, nell'ambito del processo Cavallini. Veniamo al processo Mandanti e alla domanda che mi avevi fatto su Bellini. Prima ho citato i quattro ritenuti ideatori, organizzatori e mandanti della strage di Bologna, che sono tutti morti e quindi non possono essere processati, ma ci sono anche dei viventi sul banco degli imputati. In particolare all'inizio erano quattro, poi uno di questi era un ufficiale del SISDE di Padova, Quintino Spella, che nel frattempo è morto anche lui, era oltre novantenne. Sono rimasti Pier Giorgio Segatel, un altro funzionario che è accusato di depistaggio, Domenico Catracchia, amministratore di condomini in via Gradoli a Roma, risultati poi Covid, l'EBR e anche dei NAR, e lui è accusato di false dichiarazioni e ostacolo alle indagini. Ma l'imputato principale è quello che hai citato, cioè Paolo Bellini. Paolo Bellini, ritenuto un ex di Avanguardia Nazionale, poi è stato un killer improprio e per conto dell''Ndrangheta. Killer improprio, lui si è accusato di aver ucciso Alceste Campanile, un ex di lotta continua. In particolare, comunque, era un ladro di mobili antichi, questa era la sua professione, diciamo, prevalente. E comunque lui è accusato di essere un quinto esecutore della strage, di esecutore materiale della strage, colui che portava la bomba. Tra l'altro, questo, se ricordate quello che ho detto all'inizio, cioè il nuovo teorema è che ci sia stata una sorta di collaborazione, non solo quindi che la strage fosse imputabile ai NAR, non più solo dei come si chiamano, adesso non mi viene il tema, comunque anche degli stragisti in AR, non solo spontaneisti armati, ma anche degli stragisti, ma anche elementi manovalanza di altri gruppi. Quindi Bellini, Avanguardia Nazionale, ecco che è un segno che anche gli altri gruppi erano coinvolti in questo progetto eversivo. E comunque quello che, diciamo, le prove, chiamiamole così, che portano sul banco degli imputati Paolo Bellini sono sostanzialmente tre. L'alibi che l'aveva scagionato nell'80, perché comunque lui era stato coinvolto anche nella prima inchiesta, ovvero che lui quel giorno, quella mattina era a Rimini con la famiglia per andare in vacanza in montagna. L'alibi che l'aveva scagionato all'epoca è stato ritrattato dalla ex moglie, e quindi secondo lei non è avvenuto esattamente così, quindi quella mattina poteva essere anche in stazione a Bologna. Poi c'è un video amatoriale girato da un turista tedesco abitante in Svizzera che quella mattina del 2 agosto lasciava la Riviera Romagnola e quindi è arrivato a Bologna intorno alle
10:13, quindi pochi minuti prima della strage, filma l'ingresso del treno in stazione, che si fermerà poi sul primo binario, verrà coinvolto anche quel treno nell'esplosione. Dopo l'esplosione si vede una persona che potrebbe essere Paolo Bellini, cioè una persona che ha i capelli ricci, la barba, un po' assomiglia quasi a te, direi, Andrea. In quegli anni lì c'erano molte persone che avevano, diciamo, quel tipo di capigliatura e barba, quindi questa sarebbe un'altra prova a suo svantaggio, diciamo così. E una terza prova sarebbe un'intercettazione ambientale avvenuta nel 96 nell'abitazione di Carlo Maria Maggi. Carlo Maria Maggi, esponente di Ordine Nuovo, condannato per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Durante questa intercettazione ambientale, lui, sono le 20 di sera, è a tavola con la moglie e il figlio, stanno ascoltando la televisione, il telegiornale, si parla di Ustica e il discorso tra di loro passa a Bologna. E a un certo punto c'è una frase che in questa intercettazione sembra dire il padre di Stoaviere che portava la bomba. Secondo i magistrati, la parola Viere si riferirebbe a Bellini, in quanto Bellini aveva un brevetto di volo. Ora, Aviere sappiamo che è un termine, è un grado dell'aeronautica, diciamo, aviere scelto, eccetera. Normalmente uno che ha un brevetto di volo può essere al massimo un aviatore, ma comunque, nonostante questa imprecisione che viene riconosciuta anche dagli stessi magistrati, secondo loro in questa intercettazione viene fuori il signor Bellini, Paolo. Cos'è successo? Che nelle inchieste, che nelle ricerche che continuiamo a fare io e Giampaolo nei ritagli di tempo e delle nostre professioni, che non sono quelle di ricercatori e giornalisti, quelle principali, un anno e mezzo fa, mi sembra, se non sbaglio, intorno a febbraio comunque nel 2020, riguardando i movimenti di Bellini a Bologna in quell'estate, cioè in quei mesi da gennaio ad agosto del 1980, abbiamo scoperto quando lui si è fermato a Bologna, perché lui non viveva a Bologna, lui era di Reggio Emilia, lui viveva, era latitante, però era stato qualche anno in Brasile, e in quel tempo in Brasile bastava presentarsi a un posto di polizia con due testimoni e dire che si era nati in una favelas di San Paolo, chissà dove, e si otteneva un'identità vera brasiliana. Quindi lui girava per in Italia con dei documenti veri di un'identità falsa, come Roberto da Silva, cioè un brasiliano che viveva in Italia e rubava mobili antichi. Comunque a Bologna in quel 1980 lui si ferma a Bologna 13 volte, a volte una notte sola, a volte più notti, e pernottava normalmente in un albergo in fondo a via Indipendenza, non lontano dalla stazione, che si chiamava Hotel Regina. Solo un'altra volta lui si reca in un altro hotel, l'Hotel Atlantic, in via Galliera, poco distante, perché si accompagna con una prostituta. Quindi siccome l'Hotel Regina comunque aveva una sua dignità, una sua, diciamo, rispettabilità, in quell'occasione si reca in questo hotel. Poi c'è un altro caso strano, dove dal 21 al 23 febbraio, quindi due notti, si ferma in un altro hotel di Bologna, l'Hotel Lembo di via Santa Croce. E noi ci ricordiamo, leggendo questo nome abbastanza, diciamo, strano per un albergo, ci ricordava qualcosa. Effettivamente scopriamo che il 22 febbraio del 1980, cioè esattamente una di quelle due notti che anche Bellini aveva trascorso in quell'hotel, ci aveva dormito un altro personaggio abbastanza importante, ovvero Thomas Kram. Ah. Cioè proprio quel tedesco che in febbraio era stato a Bologna e, stando a quello che pensano i giudici, che poi dovranno dimostrarlo, si ritrova anche in stazione con Bellini sei mesi dopo. Quindi una coincidenza abbastanza strana. E noi normalmente parliamo documenti alla mano, quindi tutto quello che abbiamo scritto è sempre supportato da riscontri oggettivi, documenti della Stasi, documenti come questo qui di Bellini, dei pernotti, eccetera. Per cui io non faccio ipotesi del perché Bellini fosse lì con Kram, se lo conosceva, probabilmente no, quella volta. Però lancio delle domande, lo farò anche in un video nel mio canale, che forse metteremo in linea stasera o domani, lancio delle domande alle quali forse trovare una risposta potrebbe far capire perché c'è questa coincidenza così. Qualcuno ne parla di coincidenza inquietante,
Io credo che bisognerebbe indagare sul ruolo dell'allora procuratore capo di Bologna, che si chiamava Ugo Sisti, il quale il 4 agosto, quindi poche ore, la mattina del 4 agosto, poche ore dopo la strage, viene trovato in un albergo alla Mucciatella, in provincia di Reggio Emilia, di proprietà di Paolo, di Aldo Bellini, padre di Paolo Bellini, col quale era in amicizia. Viene trovato lì perché in una perquisizione, visto che Paolo Bellini era comunque un latitante con simpatie di destra, ovviamente in quei giorni si andava a casa di tutti i possibili esponenti di gruppi di estrema destra, vanno a casa del padre di Bellini, latitante, e ci trovano il capo della procura di Bologna, che anziché essere in procura con i suoi colleghi a indagare, è nell'albergo di Aldo Bellini. Ugo Sisti aveva dei rapporti stretti anche con Musumeci, Pietro Musumeci, ufficiale del Sismi, ufficiale che poi verrà condannato per depistaggio nella famosa pista libanese, quella che aveva fatto trovare poi la valigia con l'esplosivo nella stazione di Bologna il 13 gennaio dell'81. Teniamo conto che Ugo Sisti terrà per sé l'inchiesta di Bologna fino al 20 settembre, non passa all'ufficio istruzione immediatamente poche ore dopo l'incartamento. Quindi lui tiene per sé per più di un mese, che è una cosa anomala, molto anomala, questo fascicolo. E queste sono alcune domande da farsi, compreso il fatto che rimangono sempre nell'ombra, nascosti, i famosi documenti che potrebbero aprire, fare luce su questi episodi, i documenti del Sismi di Beirut. Tenete conto che, come dicevo, i magistrati hanno il potere di accedere anche a ciò che è sotto segreto di Stato. Non l'hanno fatto, però la commissione bicamerale d'inchiesta Moro II, visto che le commissioni bicamerali d'inchiesta hanno il potere della magistratura, hanno chiesto e ottenuto nel 2016 di poter visionare quei documenti. In realtà è stato un guarda e fuggi, nel senso che non potevano guardati a vista, non potevano fotografare, non potevano fare nulla, ed erano sotto la spada di Damocle che se avessero diffuso quello che leggevano rischiavano l'incriminazione per divulgazione di segreti, eccetera. Due di questi commissari, deputati e senatori della Commissione Moro II, uno di centrodestra che era Carlo Amedeo Giovanardi e uno di centrosinistra che è Gero Grassi, hanno rilasciato poi delle dichiarazioni abbastanza pesanti, dicendo in quei documenti c'è una verità diversa da quella delle sentenze. Su questi sono stati attaccati ovviamente dalla stampa, da altri politici, però di fatto diciamo che forse quelle carte potrebbero aprire uno squarcio su questa vicenda. Un ultimo passaggio che è avvenuto solo pochi giorni fa, il 22 dicembre, nell'udienza in cui si prendeva in esame quella famosa intercettazione di Carlo Maria Maggi, il padre di Stoaviere che portava la bomba, la polizia scientifica, che era stata diciamo coinvolta nel filtraggio e riproduzione di questa intercettazione, ha spiegato in aula le operazioni di filtraggio. In pratica, con dei software sofisticati, loro hanno preso l'intercettazione che conteneva le parole della famiglia Maggi e le parole del telegiornale. Poi hanno chiesto alla RAI l'originale del telegiornale. In questi due canali li hanno messi in parallelo, hanno sincronizzato le parole dello speaker del TG, quello originale e quello preso dall'intercettazione, e poi questo software permette l'eliminazione di questa traccia, e quindi è restata la traccia solo delle parole della famiglia Maggi. Il TG3 della sera ha fatto sentire questa intercettazione e si sente espressamente lo sbaglio di un corriere. Non è sto padre il padre di Stoaviere, ma lo sbaglio di un corriere.
che è un qualcosa che ha ovviamente creato un grande imbarazzo in aula, e vedremo quali saranno gli sviluppi, però di fatto questa interpretazione di quella intercettazione cambia completamente lo stato delle cose. Non è più una prova se verrà rifatta una perizia. Diciamo che i PM hanno contestato alla scientifica di aver fatto quel filtraggio che non era stato loro, non c'era nella delega che gli era stata data. Cioè non sono andati nel merito per dire c'è veramente quella parola lì? Loro hanno spiegato che hanno chiesto ma come mai c'è la parola A di Aviere? Dice no, la parola A non è detta da Maggi, ma è una lettera dello speaker del TG che si sovrappone alle parole di Maggi. Comunque, diciamo, a parte queste questioni tecniche, diciamo che si è contestato alla scientifica di aver fatto qualcosa che non era stato richiesto loro dai PM, e addirittura la difesa gli avvocati delle parti civili hanno chiesto dettagli su come si acquistano i software, perché è stato acquistato, qual era il percorso amministrativo per l'acquisto di questi software sofisticati, che il perito della scientifica ha detto ma noi, il nostro laboratorio cerca di tenersi sempre aggiornato, ecco, quindi questo è stato acquistato pochi mesi prima, però il motivo era l'aggiornamento dell'ufficio, ecco. Comunque questo è lo stato di cose, cioè due processi che non hanno trattato la pista palestinese in realtà hanno portato alcuni elementi, ecco quello che ho detto prima, la coincidenza inquietante, Bellini e Kram nello stesso albergo nel febbraio dell'80, non è emersa nel processo, è emersa dalla ricerca che abbiamo sviluppato io e Giampaolo e l'abbiamo pubblicata su Reggio Report, come tu sai, ma non è emersa più di tanto e soprattutto non è emersa nel processo. Però ecco, da questi due processi che volevano portare a compimento le sentenze passate in giudicato e quindi l'impianto della strage neofascista, processo Cavallini, processo Mandanti, in realtà tra le righe sono emersi degli elementi abbastanza importanti su cui io credo prima o poi ci dovrà essere sviluppi, quindi la sorte di Maria Fresu, cioè dove è finito il corpo di Maria Fresu, dove è finito il corpo a meno del volto di quell'altra ragazza ventenne, il ruolo di Bellini, il ruolo di Sisti, ecco, tutte queste cose diciamo sono comunque emerse anche negli ultimi processi, nonostante non si parlasse di, ecco, lo sbaglio di un corriere evidente riporta in luce l'eventualità di un'esplosione non prevista in quel luogo. Guarda, sono passate 2:10 quasi, ma io spero di ascoltarti per ore e so che tu parleresti altrettanto per ore e non è detto che non lo faremo, anzi immagino che se sarà possibile lo faremo volentieri. Questa è una prima, diciamo, è un primo tassello di un percorso magari che potrà essere più lungo. Voglio farti un'ultima domanda, perché voglio sapere che cosa ne pensi. Immagino che tu conosca, allora io mi sono avvicinato a questi temi, come magari chi mi segue sa o ha percepito, principalmente per quello che ho scoperto cercando di raccontare la storia di Ustica. Lì mi sono, diciamo, arrivati addosso una serie di quesiti, domande e di letture della realtà ben diverse da quelle per le quali anche io avevo una certa sicurezza e tranquillità, basata sul nulla in realtà, è saltato fuori dopo. E con questo sono felice, perché lo stesso percorso lo hanno fatto tanti che hanno ascoltato quel contenuto. Ecco, quindi sono abbastanza certo che tu conosca le ipotesi che l'ex ministro Zamberletti fece in un suo libro che è noto come la minaccia e la vendetta. La tesi di Zamberletti sostanzialmente che in quel 2 agosto del 1980, peraltro nella mattina, quindi dalla prima parte della mattinata fino alle 10:30, si trovava a Malta a concludere con una firma un accordo di, diciamo, chiamiamolo così, di protezione internazionale dell'Italia nei confronti di Malta, sollecitato da una circostanza per la quale Malta era in quel momento in una diatriba con la Libia di Gheddafi sul trivellamento dei banchi di Medina.
Esatto. Zamberletti, con peraltro non soltanto dei suoi pensieri basati sulle sue sensazioni, ma anche grazie a dei contatti avuti per l'appunto con i servizi segreti che tentavano in ogni modo di dissuadere il governo italiano da portare a termine quell'accordo, non solo i servizi segreti, anche altri eminenti personaggi di spicco della politica, vedi per esempio l'onorevole Giulio Andreotti, il quale cercava di dire al governo: dategli dei soldi a Malta, ma non impegnatevi in un'azione di supporto militare. La tesi di Zamberletti sostanzialmente ci hanno avvertiti che questa cosa non andava fatta, con un primo attentato che fu quello di Ustica, e poi nel giorno della firma ci diedero il colpo di grazia, la vendetta sarebbe sostanzialmente la strage di Bologna. Volevo chiederti tu cosa ne pensi di questa ricostruzione, che idea ti sei fatto e come è compatibile con quello che abbiamo scoperto, insomma, e abbiamo raccontato anzi in questa serata. Ma io so che, per esempio, abbiamo trovato sempre negli archivi della Stasi che prima Johannes Weinrich, numero due del gruppo Carlos, poi lo stesso Carlos, vanno a Tripoli, in Libia, in quei mesi. Carlos c'è i primi di luglio, Weinrich c'era stato molto prima. Come ho detto, Gheddafi era molto sensibile nel finanziare i gruppi più estremisti, anche quelli che andavano contro a volte alla volontà di Arafat. Arafat è un personaggio molto complesso e, diciamo, lui ha giocato molto sull'idea che percorresse una strada di moderazione per essere riconosciuto dalle cancellerie europee, ma in realtà lui era sempre comunque diciamo il leader di un gruppo, e Abu Ayyad, che era il numero due ed era capo dei servizi, che era consapevole delle azioni degli altri, diciamo dei gruppi sempre all'interno dell'OLP, come poteva essere il Fronte Popolare, con le loro azioni. È noto che quando nell'ambasciata dell'Arabia Saudita a Khartoum, il primo marzo del 73, viene dato l'ordine di uccidere l'ambasciatore americano, il suo vice e quello belga, l'ordine lo dà Arafat in persona. Quindi, diciamo, lasciamo stare la figura di Arafat, che è molto complessa e ci vorrebbero delle ore. In ogni modo, la galassia palestinese aveva sì delle realtà esterne e che contrastavano la politica di Arafat. Prima ho citato Abu Nidal, Abdel Ghaffour. Gheddafi lavorava molto su queste frange estreme all'interno dell'OLP e anche all'esterno. E lui voleva diventare un po' il punto di riferimento dei rivoluzionari. E quindi ecco perché i suoi rapporti col gruppo Carlos c'erano. Tenete conto che quando Carlos fece l'operazione all'OPEC di Vienna nel dicembre del 75, quando un comando guidato da Carlos sequestrò i ministri del petrolio che si erano riuniti a Vienna nella sede dell'OPEC, quell'atto era stato finanziato da Gheddafi e dagli iracheni. Guarda caso, nelle operazioni a Vienna morì l'esponente iracheno e quello libico, tant'è vero che Gheddafi poi vieterà l'atterraggio dell'aereo con cui questi ostaggi vennero presi in carico da Carlos. Quindi in quel momento lui litigò con Carlos perché gli aveva ammazzato il suo ministro. Quell'operazione Carlos entrò anche in contrasto con Wadi Haddad, che in quel momento era il numero due del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, quindi lui lavorava per loro, quindi ha avuto anche degli screzi, ma poi, come dicevo, Carlos ritornava in auge, e siccome aveva un gruppo che era presente in tutti i continenti, lui era venezuelano, quindi aveva moltissimi sudamericani che operavano anche nel continente americano, aveva tutti i medio orientali, lui stava molto nello Yemen, in Libia, insomma
viaggiava molto in Medio Oriente e in Europa si appoggiava, come dicevo, alle cellule rivoluzionarie tedesche, che erano i veri e propri quadri del gruppo Carlos. Il numero due era Johannes Weinig, il numero tre era Magdalena Kopp, anche lei tedesca, moglie di Carlos, con la quale ha avuto una figlia. Ecco, quindi questo gruppo era talmente professionale nelle sue azioni, anche spregiudicate. Per due volte nel 75, nel giro di due settimane, Carlos va a Orly, all'aeroporto di Parigi, con un bazooka in una valigia a sparare contro gli aerei della El Al sulla pista, riuscendo a sfuggire comunque alla cattura. Ecco, cioè questo era il personaggio. Gheddafi ovviamente in quel momento aveva bisogno di questo tipo di azioni, anche violente, e quindi è molto probabile che in quel contesto dove c'era questa crisi tra il governo italiano, le istituzioni italiane, diciamo, che non liberavano il responsabile del fronte e il fronte popolare, che dopo sette anni era pronto, come abbiamo letto, no? Era pronto a riprendere le azioni contro l'Italia. In questo sicuramente Gheddafi si può essere inserito per finanziare il gruppo. E non è un caso, ripeto, che Carlos in luglio fosse a Tripoli. Poi, ripeto, non so se quell'esplosivo è saltato per aria per un errore, lo potrebbe far pensare la presenza di un'86esima vittima non contemplata, e poteva avvenire un incidente dimostrativo da qualche altra parte. Così come su Ustica, come forse anche tu hai già detto, rimane il dubbio che quell'esplosione dovesse avvenire alle 9 di quella sera del 27 giugno, se l'aereo che quel giorno aveva già compiuto 5 tratte, questa l'ultima, Bologna-Palermo era la sesta, fosse stato in orario sulla tabella di marcia, alle 9 già da due ore doveva essere in un hangar di Palermo. Quindi anche quello era un attentato dimostrativo. Bologna doveva, cioè la strage di Bologna è stato un caso, quello esplosivo doveva essere solo trasportato oppure doveva compiersi un'azione altrove solo dimostrativa? Questo non possiamo saperlo. Sicuramente in quell'unico, se vogliamo, documento informativa di Giovannone che è riuscita a emergere da quel segreto, si parla di azioni che possono coinvolgere anche innocenti. Quindi non è che queste persone avessero troppi scrupoli. A volte si è detto la strage di Bologna è eccessiva, 85 morti per l'arresto di un Salè qualunque. Sappiamo che era il responsabile del fronte, che l'arsenale era in Italia, ma sappiamo anche che purtroppo il grosso delle vittime è dovuto al crollo della stazione. L'esplosione in sé avrebbe ucciso intorno a 10-12, che sono tantissime, anche una persona sarebbe stata tantissimo, no? Però per dire che la gravità come numero di quella strage è dovuta anche a un effetto forse nemmeno pensato, anche perché prima non l'ho detto, ma la perizia esplosivistica ha stabilito che c'erano 15 kg di esplosivo, non i 25-23 kg pensati col gelatinato da cava. Quindi era anche un ordigno facilmente trasportabile, tutto sommato, rispetto a quello che si era pensato. Ok. Beh, guarda, io direi che se sei d'accordo leggiamo un po' di commenti e cerchiamo di capire... Mancheri. Cosa ci hanno scritto, perché insomma, ripeto, possiamo parlare per ore e spero che lo potremmo fare realmente. Io rifaccio vedere i libri, anche se in realtà lascio dire a te, innanzitutto, prima l'hai nominato di sfuggita, tu hai un canale su YouTube su cui pubblichi dei video, quindi ti lascio dire. Sì, ho iniziato appena da poco, quindi ce n'è uno stasera, forse domani ne metterò un secondo, quindi. Però insomma, diciamo pure che lo troviamo con quale nome? Contro disinformazione. Perfetto, ok. È scritto, non so se si vede, comunque nel mio nome. Sì, è comparso per un secondo, ma allora ripeto a chi ci sta guardando su YouTube, qua sotto nella descrizione trova tutti i link. Se siete in diretta dovreste aver visto, eccolo qui in basso a sinistra, contro disinformazione col dis tra parentesi. Tra parentesi quadra, sì. Esatto. Sì, perché negli anni 70 c'era la controinformazione, no? Esatto. Oggi forse, come tu, d'altronde il tuo canale è esattamente questo, cioè un canale che cerca
di dare le notizie che non si danno o andare a scavare sulle notizie che si danno. E, no, noi abbiamo scritto il dossier Strage di Bologna, quello che hai fatto vedere, è stato pubblicato nel 2010. In copertina è riportato quelle cinque righe che ho letto della testimonianza di Silvio Di Napoli, ovvero di quel contatto dell'FPLP col gruppo Carlos per avvallare la minaccia di Abbas a fronte dell'arresto di Salè. In quell'altro è una raccolta di articoli, perché poi immediatamente dopo, al 2010, noi, quello l'ho scritto, sono articoli miei, anche di Giampaolo e di altri, c'è una sezione dedicata a Bologna, perché dopo il 2010 abbiamo trovato molto altro materiale, compreso per esempio la presenza di Kram a Berlino Est già la sera del 5 agosto, l'abbiamo trovato nel 2011, e tante altre cose. Ultimamente, da un paio d'anni, io e Giampaolo scriviamo su Reggio Report, che è un giornale online, dove abbiamo sviluppato un po' le nostre ricerche. Non sono veri e propri articoli, sono dei piccoli saggi, a volte dei lunghi saggi, perché uno in particolare sono più di 50 pagine, c'è addirittura un PDF per poterlo scaricare, in cui abbiamo poi allegato anche decine di documenti originali, cioè originali, insomma, copie di documenti originali, perché, come ho detto, se hai visto, non ho fatto delle grosse, io parlo di ipotesi della pista palestinese, certo, nel senso che i documenti e il contesto storico, come dicevo prima, fanno intendere che ci sono degli elementi molto sostanziosi su questa pista, sicuramente molti di più di quello che sono le sentenze passate in giudicato. Però noi ragioniamo sui documenti che abbiamo trovato e che riportiamo e che continuiamo a cercare. Le ipotesi poi si possono sviluppare da questi, ma adesso non ci sono altri libri, ecco, anche questi sono praticamente immagini introvabili, sì. Si possono leggere su Reggio Report, e comunque l'idea è quella di raccogliere un po' questo materiale e di fare una sorta di antologia di queste ricerche. Ottimo, quello l'aspettiamo volentieri. Allora, voglio chiedere scusa in realtà a Pellizzaro, perché i primi commenti che ha scritto, purtroppo qua il sistema a un certo punto taglia tutto e li perde. Comunque gli do il benvenuto, lo ringrazio per essere stato qui. Ecco, lui è un'altra persona che potresti invitare volentieri. Più anche, anzi meglio di me, perché lui è veramente, penso, la persona fondamentale che ha portato a questo sviluppo, sicuramente col suo lavoro in commissione stragi, in commissione Mitrokhin, che ho citato. Ecco, lo farò volentieri, se vorrà, molto volentieri, sicuramente sarà ospite ultra gradito su questo canale. Ecco, invece altri commenti suoi riesco a recuperarli, per fortuna. Per esempio questo: durante la conferenza stampa a Montecitorio abbiamo dato lettura della lettera del compianto Cossiga, il quale, dopo che ebbe letto la bozza del mio articolo su Bologna, tutti i documenti a corredo dell'inchiesta, non solo confermava la crisi dei missili di Ortona e l'esistenza degli accordi segreti con la dirigenza palestinese. Faccio un inciso: credo che a Cossiga, tra l'altro, non fossero stati riferiti subito, dopo, sì, il, esatto, tentato depistaggio, credo, ma che a suo parere l'attentato alla stazione era inquadrabile nel contesto dei rapporti segreti con l'FPLP. Sì, tant'è vero che Cossiga, questo lo dirò nel video che pubblicherò domani, Cossiga mandò una lettera, siccome era impossibilitato per motivi di salute, quando il 20 luglio del 2005 ci fu quella conferenza stampa promossa da Fragalà per la raccolta di firme con l'interpellanza che portò poi all'apertura del fascicolo su Bologna, Cossiga mandò una lettera che è molto bella, e comunque è un'accusa molto forte, molto incisiva sulla magistratura militante di Bologna. Cioè lui sostiene che le indagini presero una direzione nell'80 in virtù della situazione ambientale bolognese. Okay. Che io, nel mio piccolo, ecco, non sono certamente come Cossiga, ma mi sento di sostenere ancora oggi, perché i processi che sono stati fatti in questi ultimi anni lo dimostrano, e comprese anche quello, oggi c'è stata una sentenza che ha tirato fuori delle cose ancora una volta abbastanza incredibili, ma non è il momento di parlarne. Cossiga non era coinvolto nel perché quando stava per partire il processo d'appello a Salè nel luglio del 1980,
Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, il Comitato Centrale, quindi George Habash per intenderci, sì, mandò una lettera al presidente del Tribunale di Chieti. Una lettera in cui sosteneva, su carta intestata del Fronte Popolare, in cui sostanzialmente sosteneva, dicevano, questi missili sono i nostri, ridateci, i compagni italiani sono amici del popolo palestinese, dovete ridarceli indietro, insomma. E quando arrivò questa cosa qui a Cossiga, saltò sulla sedia, ci fu una riunione violentissima con i responsabili del SISMI, eccetera, perché lui era completamente all'oscuro di questo. E tenete conto, questo fa parte di una ricerca che abbiamo sviluppato pochi mesi fa, è appunto quel saggio voluminoso, nel giugno dell'80 ci fu il G7 a Venezia, e viene sempre riportato come un momento in cui l'Italia si impegnò per il riconoscimento dell'OLP. In realtà Cossiga prese una posizione molto critica e molto severa, che venne peraltro ottenendo il plauso di Carter e degli Stati Uniti, sulla Palestina. Quindi non è vero che alla vigilia della strage di Bologna il governo italiano diciamo aveva fatto dei passi in avanti in quel senso. In quel momento c'era una crisi aperta fortissima, e valgono le parole del maggio, quelle uniche che abbiamo letto. Poi chissà cos'altro c'è in quelle carte, visto che ancora oggi a 40 anni possono arrecare un grave pregiudizio agli interessi essenziali della Repubblica. Ricordiamoci questa frase scritta nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è una parafrasi di quello che disse Craxi quando appose il segreto di Stato nell'84. Ti leggo un'altra cosa sempre di Pellizzaro. Io ho rintracciato e parlato con la ragazza austriaca che viveva a Varese e che ha conosciuto Thomas e che aveva conosciuto Kram un anno prima a Perugia, e lei mi ha detto che non aveva nessun appuntamento con Kram né l'1 né il 2 agosto 80. E qui Gabriele potrebbe raccontare delle manipolazioni di alcune mente raffinate che hanno fatto sul Telex, che in realtà prima hai già citato, della polizia di Chiasso dopo, sì, il fermo. No, posso aggiungere una cosa, perché noi, in base a questa ricerca che facemmo nel 2007, perché quando Pellizzaro, vedendo i primi lavori che avevo messo in rete nel mio blog, appunto denunciando queste inesattezze del racconto di Kram, no? Il taxi che lo portava, sì, dove già era, eccetera, lui mi fece arrivare la relazione su Separat, che in quel momento io non avevo letto. Peraltro lui aveva riportato in un capitolo le lettere di Moro, cioè aveva fatto anche, diciamo, lavorato sul contesto del lodo, cosa che noi, io e un mio amico, avevamo fatto indipendentemente da lui, perché comunque approfondendo quelle cose venivano subito alla luce il ruolo di Moro, le lettere in cui richiamava questo patto con i palestinesi e così via. Comunque, leggendo la relazione di Pellizzaro, scoprimmo che l'interpretazione del telex che il funzionario della polizia di frontiera aveva redatto a Chiasso la mattina del 1 agosto, dopo che aveva intercettato alle 10.30 Kram e l'aveva rimesso sul treno per Milano alle 12.08, produsse questo telex che inviò a tutte le questure d'Italia e a interni sicurezza, perché avvertiva che stava entrando in Italia un presunto terrorista. Quindi il compito della polizia di frontiera, quando intercettava un iscritto nella rubrica di frontiera, era segnalare alle questure che potevano ricevere il passaggio di un terrorista, di un presunto terrorista. Quando andiamo a analizzare come i commissari di minoranza della Mitrokhin, cioè i commissari di centrosinistra, quel telex, l'interpretazione di quel telex, ci accorgiamo che, manipolando il testo del telex, fanno intendere che Thomas Kram era arrivato alle 12.08, che era stato trattenuto per ore, un numero imprecisato di ore, tant'è vero che Kram, quando il 1 agosto rilascia quella famosa intervista a Guido Ambrosino, dice: come scrivono i commissari di minoranza della Mitrokhin, io sono arrivato a Bologna in ritardo, mi sono fermato perché sono arrivato in ritardo, mi hanno trattenuto per ore e non ho potuto arrivare a Firenze.
Questo è, e noi ci siamo, abbiamo poi fatto 3 interpellanze parlamentari su questa vicenda. Abbiamo avuto delle risposte dai governi dell'epoca, direi più che imbarazzanti. In ogni modo, questa manipolazione del Telex aveva dato una motivazione a cui Cram si è attaccato per giustificare la sua presenza a Bologna. Teniamo conto che quando i magistrati, scusate, i commissari di minoranza scrivono questa relazione e fanno questa manipolazione del testo del Telex, era il 2005-2006, in quel momento Cram era ancora latitante, quindi stavano dando una pezza d'appoggio, un punto d'appoggio, una motivazione plausibile a un latitante che poteva essere vivo, morto e comparirà solo nel dicembre del 2006. Quindi un fatto secondo noi gravissimo che non è stato opportunamente, diciamo, denunciato, ma noi l'abbiamo fatto attraverso poi 3 interpellanze parlamentari che, ripeto, hanno addirittura detto che quei documenti, quelle fotocopie le hanno fatte in treno, cioè all'epoca, tu immagina, nell'80, certo, cioè le fotocopie della lettera, del biglietto del treno, del documento, si potevano fare in treno o cose del genere. Ecco, quindi questo è. E comunque sì, Giampaolo Pellizzaro ha incontrato questa Elizabeth, la quale effettivamente comunque nella lettera non c'era nessun elemento, l'hanno riconosciuto anche i magistrati della procura di Bologna, che lasciasse intendere un appuntamento programmato con Carlos. Quindi quello che continuano a dire e a scrivere anche personaggi famosi, come dico nel mio primo filmato, dell'unico filmato che c'è nel mio canale, l'ex giudice Giuliano Turone, in un suo libro Italia Occulta, addirittura sostiene che Thomas Cram, per arrivare a Firenze, e sappiamo che non c'è mai arrivato, potrebbe aver preso il treno a San Ruffillo, che è una stazioncina alla periferia di Bologna, lungo la linea per Firenze. Cioè arriviamo anche ad essere più realisti del re, cioè a dare maggiori elementi che nemmeno lo stesso Cram ha pensato di utilizzare per giustificare quello che non è mai riuscito a giustificare. Come hai detto tu in quel video, si è trovato in Italia una schiera di avvocati già pronti senza doverli neanche nominare. Sì, un collegio difensivo, giornalisti, deputati e senatori e magistrati, incredibile. Infatti qua Pellizzaro infatti procede e dice: quelle lettere avevano l'unico scopo di passare la frontiera senza il rischio di essere fermato. E poi cita un'altra manipolazione, perché dice: il nome di Cram era stato schedato negli archivi di polizia italiana come estremista internazionale di estrema destra. Una mente raffinata ha manipolato la scheda di Cram. Anche questo un altro eventuale depistaggio, quindi. Sì, esatto. Questo lo dichiara la Digos, quando ho accennato che nel 2001 la Direzione Centrale di Polizia e Prevenzione aveva mandato la segnalazione alla Digos di Bologna, la Digos di Bologna aveva mandato questa segnalazione, una parte di questa segnalazione alla Procura di Bologna, ed era stato aperto un fascicolo modello 45, notizie non atti non costituenti notizia di reato. Il PM che aveva preso in carico questo fascicolo, che aveva aperto il fascicolo 45, okay, manda una richiesta ancora alla Digos e al ROS dei Carabinieri di fare ulteriori indagini su questo Thomas Cram. Come dico, questo avviene dal 18 al 24 aprile, quando la Digos gli dice: nulla risulta agli atti, allega il mandato di cattura tedesco, dove c'era scritto che era esperto di esplosivi, e mi sembra in quell'occasione o in quella prima al CED risultava come estremista di destra. Quindi è la Digos che manda questa informazione, che è un'informazione ovviamente sbagliata, perché lui era assolutamente un appartenente alle cerve rivoluzionarie, e anche per quello è stato condannato. Cioè in Germania all'epoca i movimenti rivoluzionari di estrema sinistra, quello più famoso è la Rotarmeck-Fraktion, cioè la RAF, la Bader-Meinhof. Invece le cellule rivoluzionarie era un gruppo molto particolare, era molto compartimentato, erano persone che si conoscevano fin dall'infanzia, erano molto, molto chiusi e operavano la guerriglia urbana, anche se si macchiarono di un delitto grave, di un funzionario
dell'Assia, di un land tedesco, che venne ucciso nel suo letto sparandogli dalla finestra una sera d'estate. Comunque Carlos si affida a loro perché avevano questa... cioè le cellule rivoluzionarie in realtà si dividono a un certo punto, una parte di loro confluisce nel gruppo Carlos e quindi partecipa alle azioni di Carlos. Pensate che due tedeschi delle cellule rivoluzionarie moriranno a Entebbe, quando ci fu il dirottamento a Entebbe fatto dal Fronte Popolare, poi gli israeliani con un comando andarono in Uganda, con un comando uccisero i quattro esponenti del comando palestinese, due di questi erano tedeschi, Wilfried Böse e Brigitte Kuhlmann, che appartenevano alle cellule rivoluzionarie tedesche. In quell'occasione morì poi il fratello di Netanyahu, che era il capitano che comandava quell'operazione Thunderbird, no? Che andarono a liberare i passeggeri ebrei che erano stati trattenuti da questo comando palestinese. Ecco, per dire che una parte del gruppo delle cellule rivoluzionarie era confluito nel gruppo Carlos e faceva queste operazioni per conto dei palestinesi, compreso il tentativo di abbattere un aereo con un missile a Nairobi, due tedeschi anche lì. Ecco, quindi questo era un po' il contesto con cui lavoravano queste persone, che quando sparavano a un aereo con 140 persone non è che si facessero scrupoli. Ecco, a Bologna ne sono morti 85, se sono stati loro non è che cambiava molto. Lo stesso Carlos si vanta di aver ucciso dalle 2.000 alle 5.000 persone, ma effetti collaterali civili solo un 10%. Questo lo dice lui testualmente dal carcere di Parigi. Ok. Guarda, ultima domanda che mi sembra curiosa, come hanno accolto i parenti delle vittime, assistendo io le associazioni eccetera, queste vostre ricostruzioni, queste indagini insomma, e queste piste? Siamo dei depistatori. Ok, ottimo. Questo è quello che dicono continuamente, continuano a sostenere che la pista palestinese è un depistaggio, che i magistrati che hanno lavorato per 9 anni su questa pista sono andati a spasso sul nulla, e noi veniamo visti come, diciamo, coloro i quali continuano a portare avanti degli argomenti che sono già stati risolti, è già stato appunto detto tutto su questa vicenda, Kram non c'entra nulla, questa cosa è un'invenzione, è un depistaggio. Noi siamo depistatori. Perfetto, come insomma il problema è questo, che nel merito non è mai entrato nessuno, capisci? Certo. Cioè, quando dicono Kram era a Firenze, no, c'è un documento che dice che era a Berlino. Kram doveva vedere questa ragazza, no, nella lettera che gli hanno sequestrato non c'è scritto che c'era un appuntamento, all'epoca non c'erano i telefonini, cioè un appuntamento te lo dovevi dare, lui era partito la notte da Karlsruhe, arriva alle 10.30 a Chiasso, cioè non è che poteva andare così a vuoto, no? Alla cieca. Cioè non riescono a entrare nel merito per dire questo è falso, documentalmente falso, perché le cose sono andate in altro modo. E quindi, ma il problema è, sai, che vabbè, tu hai dato spazio, e non so, ecco, quante persone c'erano stasera in linea e quante ce ne sono state, però sono sempre cose di nicchia. Reggio Report, cioè, ci leggono gli addetti ai lavori, diciamo così, gli storici, i ricercatori, però la stampa ufficiale no. Ecco, per dire quello che ho citato prima, cioè l'intercettazione ripulita dalla polizia scientifica che parla di Corriere e non di Aviere, su Repubblica non è uscito. Sulla Fresu, sulla sparizione di quel corpo, sul DNA, sì, non si poteva non parlarne, ma non è che poi c'è stato un movimento. Io sono ingegnere, ma tu sei quasi ingegnere come me, no? Io mi sono cancellato dall'albo ancora 30 anni fa, perché non mi interessava, però ci tengo a dire che sono giornalista, perché sono iscritto all'albo dei giornalisti come pubblicista, ovviamente. Però mi dispiace vedere colleghi, chiamiamoli così, di professione. La stampa per me dovrebbe essere il cane da guardia del potere, dell'informazione, cioè dovrebbe essere il watchdog, no? Come dicono gli anglosassoni. E quando emergono queste cose così tremende, delle prove scientifiche così
c'è Trancianti, come fai a non decidere di chiedere approfondimenti, di andare avanti? Tu leggi i giornali, arrivano i depistatori e finita lì. Come anche altri eventi, diciamo, che vengono trattati più o meno alla stessa maniera, ma avremo modo di parlarne. Guarda, Gabriele, io ti ringrazio, direi di fermarci a 2 ore e 39 minuti di puntata record, praticamente. E, la mia volontà, insomma, se vorrai, è di andare avanti e anche trovare dei modi per rendere tutto questo più fruibile, certamente più appetibile, anche per un pubblico che diciamo esce da quelle che sono appunto le nicchie a cui normalmente magari ci rivolgiamo, quindi proviamoci, speriamo di riuscire a farlo. Intanto ti ringrazio per il tuo tempo, grazie per questa serata. Grazie a voi, è stato un piacere. Io ribadisco, tutti i link li trovate qua sotto, quindi lo potete seguire. Gabriele Paradisi, ringrazio tutti quelli che si sono collegati e che sono stati qua, agli eroi, che sono comunque un centinaio di persone che sono arrivate fino alla fine, e non è poco per l'orario, anche perché probabilmente o stanno mangiando guardandoci o hanno saltato la cena, quindi grazie a tutti quanti. Grazie a voi. Grazie, recupererete questa puntata per l'appunto su YouTube domani. Grazie mille a tutti quanti, grazie Gabriele, e a presto, buona serata e buonanotte, anzi un po' presto per la buonanotte, ma buona serata. Grazie a tutti, grazie Andrea. Oh.